Eccoci qui, buonasera a tutti, benvenuti live, una live laggeggiante, ma perché dobbiamo resistere gente che c'è stato un aggiornamento, ma comunque buonasera belli, come state, chi vedo? Vedo i miei silenziosi, vedo Ragnar, come stai bello, vedo Ghost, buonasera, come è andato il vostro mercoledì, un momento che c'ho vaffanculo. Le cuffie che adesso dovrò rimetterle bene. Mi sono dato una rasata al pelo oggi, ragazzi. Mi sono un po' spelucchiato. E se vedete che lagga, anche se non sembra stare a fare troppo, resistete. Resistete perché è semplicemente che appena ho avviato la live è apparso un aggiornamento di Hogwarts Legacy. 500 mega, li stiamo facendo, due minutini e siamo pronti ad andare. Io mi ho abbastanza tranquillo, sono contento. Invece te Ragnar, che mi racconti sempre, ovviamente anche ciao a tutti i lurker, alle persone che stanno zitte, i miei soliti tre silenziosi, che vi ho sempre nel cuore. E oggi sono abbastanza normale perché è stata una giornata molto mite. Cioè non ho fatto chissà che, però non ho fatto neanche poco, è stata... Come si suol dire, il mercoledì, il giorno in mezzo alla settimana, essenzialmente. Dato pure buona festa della donna a tutte quelle persone che si sentono di sesso femminile. Così la facciamo per tutti. E niente, non vedo l'ora di continuare Hogwarts Legacy. Oggi penso che ci facciamo un po' di completismo, sinceramente. Poi magari verso fine serata ci andiamo a fare qualche missione principale. Ma l'obiettivo di oggi principalmente sarà fottersi tutti i demiguys. Li voglio trovare tutti, così ci prendiamo i vari Alomora e sarà più facile per il completismo e tutto quanto. E altre eventuali missioni secondarie. Data già partita da una pubblicità. Grazie sempre a tutti quanti per il support. E niente, vediamo. Ripeto, oggi sono molto... mite, sono in hype per domani, perché domani non ci posso credere, ci sarà il finale della Dragon Age, non Series, ma di Dragon Age Origins. Però ok, buonasera Nico, come stai? Bella, benvenuto in live e buona festa della donna, per quanto... non lo so. Io mi ricordo che alle superiori portavo le camelle e le mimose a scuola, a random. Che mi racconti, come stai? Su Wolf mi sto scrivendo perché non trovo un componente per il Necromech. È la vita di Warframe, Ragnar. È fare la stessa missione 75 volte con la speranza che ti venga droppato uno schema o una roba in particolare. E spoiler, non lo farà fino all'ultimo perché ti serve. Tu fai finta che non ti serve. Fai finta di no, sti cazzi, ne faccio un altro, ti spawnerà. Ho mangiato un ottimo poke, ho fatto 2 ore di ginnastica, perfetto. Hai mangiato carboidrati, l'hai buttati fuori. Easy peasy, lemon squeezy. Qua quanto ci vuole? Stai installando la patch. Tra l'altro 500 mega di aggiornamento, chissà che cazzo hanno fatto. Forse tanti bug fix. Ci sta per caso nella sezione delle notizie. No, eh. Giustamente, no. Però resistiamo. Resistiamo che ci siamo quasi. Che poi festa poi non è così tanto... Sì, ma esatto, cioè... di dire festa della donna è molto per generalizzare quello per cui si festeggia. Avranno messo gli animali magici che cagano in modo realistico. Sai che bello? C'hanno ognuno una cacca differente. Tutta poligonosa, tutta fatta per bene. C'è qualcuno che si è messo a modellare della merda. Sapete che plot twist? Che tra l'altro domani finisce Dragon Age Origins, venerdì finisce almeno la trama principale di Hades, e ci sono cosine, oggi sono un po' fatto, non nel vero senso della parola ovviamente Twitch, però sono leggermente fatto, intanto fatemi sistemare tutte le varie cose, grazie comunque Twitch che mi dici che siamo uno spettatore. Quando non è vero. Ma va bene.
Appena entri, salutiamo gli animali. Sì, facciamo tutte le coccole, ci fottiamo tutti i materiali. Un po' fatto, leggermente. Quanto basta? E il punto è che mi manca solo quello per fare quell'armatura che serve per l'ultima missione della storia. Se la vi, che tra l'altro, se uno guarda Warframe, tra virgolettoni 1.0 all'inizio e adesso è diventato un gioco. Boh, può. Cioè, c'è di tutto in quel cazzo di gioco. C'è di tutto. Io lo giocai all'uscita. Era, fai le missioncine, c'hai due o tre Warframe. Adesso si è evoluto talmente tanto nel gameplay, nel mondo, nella lore, nelle meccaniche. È diventato un puttanaio, è diventato. Io mi ricordo che la prima volta che lo droppai, perché ovviamente con gli MMO non è mai un addio, ragazzi, sappiatelo, è sempre un arrivederci. La prima volta che lo droppai fu quando mi feci un culo così per prendermi l'uovo del cane. Ci riuscii. Io ho smesso di giocare neanche una settimana, non mi ricordo perché c'avevo dei cazzi miei. Una settimana o due, sono tornato e il cane era morto. E io ho detto no. Basta, per me ho dato. Che cosa stai installando? Ah, perché come ogni buon gioco di Steam, si deve rifare ovviamente tutti e 38 i giga di gioco. Mi sembra giusto. Una partita Warframe brutalmente. Che tra l'altro, mi sa che io e tutti i miei account l'ho persi perché ce l'ho uno su console, ma la mia console non la riaccenderò mai. Quindi sarebbe un save fresh. Ma poi sono fatto sto V-Dry. Hai visto cosa? Hai fumato qualcosa di buono, significa. Però sì, stasera sto. Vado un po' così così. Donna che prurito il naso. Dopo Dragon Age, come ho detto, si va di A Plague Tale Requiem. Di. Poi appena finisce qualcos'altro, Death Stranding. Appena finisce un altro di questi due, si va di Devil Within 2. Poi si inizierà probabilmente aprile-maggio, perché dipende quanto durano sti cosi, eh. Aprile-maggio si inizia Dragon Age 2 insieme a qualcos'altro, poi si giocherà nei Resident Evil Remake. È lunga, è lunga. È veramente lunga. A Plague Tale Requiem è uno story-driven, non so come si è evoluto, è uno story-driven tra virgolettoni action. Death Stranding è Death Stranding. E Devil Within è praticamente Resident Evil dentro al cervello. Oh! Quanto ci vuole per applicare sta patch? Aspettiamo, ragazzi. Che cazzo vi devo dire? Il ratto tornato, eh sì. Ma porca troia, ma poi proprio a st'ora dovete farlo sto aggiornamento di merda? Di che parliamo? Della vita? Non lo so, ragazzi. Non lo so. Io, mi dà fastidio questa cosa che c'hanno di recente i giochi. Che appena c'è un cazzo di aggiornamento, non è che loro installano 500 mega di patch. Devono ricontrollare qua tutto il gioco. Voi dovete capire che ogni volta che, per esempio, si aggiorna Baldur's Gate, non è che deve applicare già quei 30 giga di patch, perché Baldur's Gate quando fa una patch più o meno ti fa pesare come l'ira di Cristo. No! Poi deve controllare pure tutti gli altri 110 giga. E adesso sta facendo più o meno la stessa cosa. Non so che cazzo sta incontrando, visto che il mio disco sta andando a 80 megabyte al secondo. Sta installando Cristo dentro il suo computer. Però aspettiamo. Aspettiamo. Mi piace Code e Calcio? No, per niente. Cioè, non mi fa schifo. Cioè, se mi devo vedere la partita, mi devo fare la partita di calcio, mi devo giocare a COD. Ci gioco. Però non sono per niente i miei giochi preferiti. A me piacciono gli FPS, ma COD si è andato ad evolvere verso una determinata via che. Cioè, è un bellissimo arcade, però preferisco giocare ad altro. Mentre i giochi di calcio come PES e FIFA proprio. Zero. Zero, zero. Forse l'unico gioco di sport a cui mi sono appassionato e mi sono avvicinato è stato NBA. E forse non mi ricordo come cazzo si chiama un altro, ma non mi sovviene proprio neanche lo sport adesso. Dai un'occhiata a Black Desert su Steam. Io ce l'ho Black Desert, Ragnar.
Io ci giocavo a Black Desert. Per disintossicarmi da quel gioco, tu non hai idea di che fatica ho fatto. A parte che in generale per entrare all'interno di Black Desert è un puttanaio. Per chi non lo sapesse, Black Desert è un MMORPG che più o meno, se cominciate a giocarci seriamente, è come gestirsi una seconda vita, perché c'è effettiva economia, ci sono effettive guerre tra guild, tra clan. È un puttanaio. Ho visto qualche episodio, ma mai tutto, perché appunto è molto molto vecchio. Io ero in quella fascia di anime in cui mi vedevo tipo i primissimi episodi di One Piece, i primissimi episodi di... No, i primissimi episodi di Dragon Ball no, perché pure Dragon Ball è abbastanza duretto, però già Dragon Ball Z. Mi vedevo pure un'altra roba che non mi ricordo, che c'era tipo un monaco con una pistola e demoni. Che si vedeva mia sorella, ma non mi ricordo assolutamente. È gratis fino al 9 marzo. Black Desert, è vero che lo sta a fare di recente queste cose che sta... Fa sti momenti di gratis. Qua come sta andando? Sta andando, ragazzi. Mancano 10 GB di patch da applicare. No, che era? Sì, 10 GB di patch da applicare. Ci siamo. Perdonate questo trastullo, ma non mi aspettavo spawnasse così a gamba tesa. Intanto io di recente sto giocando con un mio amico a Deep Rock Galactic, o Galaxy, non mi ricordo come si chiama, che ve lo consiglio, costa 10 euro, ed è una figata perché voi essenzialmente siete un party di nani che si proietta sui vari pianeti scavando, trovando roba, sterminando cose, ed è veramente veramente carino, non me l'aspettavo veramente, molto molto fico, molto 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 fico. Poi... Così per Flavour, quando ho quelle 2 ore di tempo in cui dovrei dormire, ma non c'ho voglia, ho ricominciato un'altra run su Elden Ring. Ho cominciato un'altra run su Elden Ring per riabituarmi per quando uscirà il DLC. E figata, tra l'altro mi sa che mi hanno, tra virgolettoni, bannato slash bloccato l'account, però non so se è effettivamente vero. Buonasera Kyle, come stai? Bello, benvenuto. Pistola Monaco Demoni più Son Goku uguale Sayuki, sì, esatto. Sayuki. E Madonna, Kael, pure tu. Vecchietto. Vecchietto per ricordarti Sayuki. Che tanto c'ho pure tutti i manga qua a fianco, però vabbè. Che stava di... Sono dimenticato. Mi sono dimenticato totalmente di che cazzo stavo parlando. Niente, è andato. I Ratchet Clank e i Jak and Dexter, sì, sono più tipo da Jak and Dexter, ma semplicemente perché è stato il primo che ho giocato. Cioè, come quando dici sei più Sonaro o Nintendaro e compagnia, è essenzialmente in base a quello che ti hanno messo in pasto i tuoi genitori e quando sei nato. Che ci dovevi donare 1000 galeoni d'oro? Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho da dargli se applica sta patch di merda. Più che altro neanche mi faccio affidamento al timer che dice lì, ragazzi, perché passa da dire 12 ore a dire 20 secondi a dire 60 minuti. Quindi, ok. Ok, eh sì, si sta prendendo tutto il disco, installa sto coso, che sta controllando il gioco, sì, Mikael. Ho fatto l'errore di non controllarlo una mezz'ora prima e boom. È entrata a gamba tesa. Cazzo di che puttanato comunque che mi racconti, bello, come stai? Come stai? Mo iniziamo, eh. Mo iniziamo, sì, oggi facciamo un po' di just chatting extra. Ecco, per esempio, sto dicendo 20 secondi, adesso è risalito a 60 minuti. Che questo è quello che succede anche quando spostate grandi mole di dati. Che il computer non sa come comportarsi perché giustamente ci sono i file da 10 megabyte come quelli da 25 giga. Quindi va a cazzo. Con il DLC l'ho finito. Il DLC l'ho finito, veramente figo il mood. Credo non sia mai nella vita canonico. Cioè, da quel co se quel coso è canonico mi preoccupa. Però non credo mai nella vita. Figo il plot twist. Che in realtà non era uno, ma erano un sacco di cose. Figo, 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 figo. Infatti, sono tanto in hype anche per domani. Perché domani finisce Dragon Age Origins, eh.
Domani finisce Dragon Age Origins. Ovviamente dopo il DLC delle streghe ci leggiamo tutti i codex mancanti dalla wiki. Quindi solo tante mazzate. Ma sì, ma io lo continuo a dire. Quel DLC mi è piaciuto nel mood e tutto. L'unica cosa che me l'ha fatto cascare veramente sul cazzo è la difficoltà artificiale. Perché è veramente un sacco pieno di difficoltà artificiale perché ti danno un party di merda. Perché è un party di merda. Non ti equipano a un cazzo, i nemici sono dei fottuti muri che sciolgono qualsiasi roba ed essenzialmente devi combattere da solo. Cioè, lì stai da solo. Perché, che puoi fare? C'hai un bronto, i golem avversari fanno 4 miliardi di danni, i tuoi fanno un cazzo. Cioè, quei due nani di merda che sono equipaggiati come il grande puffo. La cosa del party che fa più danno è il bronto, ma semplicemente perché è OP as fuck. Scrivete che mi hanno bannato in un canale solo perché avevo chiesto se qualcuno voleva scrivere in privato solo 4 messaggi. Ho scritto e non avevo ancora scritto niente. Invece altri che insultano non li hanno mai bannati. La bellezza di Twitch. Se lo facevi prima di Awakening, ti immaginavo. Cioè, io sono uscito da Awakening livello massimo. Ho devastato l'artefice. Distrutto tutto. Era una macchina da guerra. Però, tre golem di merda. E alla fine. Su! Oh! Quanto ci deve volere? E stai pure dentro all'SSD! Stai pure dentro all'SSD! Raga, ma è imbarazzante! Dai! Dio mio! Alla tua, Ghost. Alla tua. Ecco dato che cacchio stava di prima. Che probabilmente la From mi ha bannato. Perché io quando portavo questo gioco sul canale, ragazzi, per alleggerirlo as fuck, per chi è esperto di queste cose mi capirà, visto che mi laggava col PC vecchio, io dovevo disattivare Easy Anti-Cheat. Perché Easy Anti-Cheat, per chi lo conosce, è la cosa più basic as fuck per l'anti-cheat. Cioè, è proprio... È merda. Cioè, è proprio merda quel coso. Quindi dovevo disattivarlo. E si sono ricordati. Però penso che non è vero. Perché posso giocare cioè, posso giocare comunque online e tutto quanto. Quindi non. Sono l'unico cittadino. No, ma mi hanno detto: guarda, ti abbiamo messo l'account limitato per 150 giorni. Io non lo aprivo dall'ultima volta che abbiamo fatto la live, ragazzi. Quindi non lo so. Perché adesso, ovviamente, l'ho riattivato e tutto quanto. Perché sti cazzi. Però non l'ho mai capito Easy Anti-Cheat, perché Easy Anti-Cheat è veramente un metodo di merda per controllare la roba, perché è pesantissimo, per far avviare un gioco te lo fa, ci mette due volte tanto, è una merda veramente. Vero, vero. Mal che va, ma tanto sai qual è il fatto, Kyle, è che quella cosa lì, cioè almeno su Dark Souls 2 pure c'aveva senso, però nei giochi a venire, tipo il 3 e Elden Ring, non c'ha senso perché tu se metti il codice con la password puoi comunque giocare con gli amici. Quindi io personalmente non sono mai stato tipo che si mette molto a infilarsi nei coop, nei PvP, me frega un cazzo. Quindi, ok, che tanto potete essere bannati anche se vi droppate le mutandine di FIA, lo sapete? Cioè, tanto non per forza ve le potete droppare con un cheat, potete dropparvele anche in game con un bug e se riuscite a fare quella cosa vi bannano. Stasera bevo un bel cappuccino normale e dell'acqua, Ghost. Ti prego! Dai! Vai che voglio andare a vedere Zingaro come sta. Dai, dai, dai che si è velocizzato parlando di Zingaro. Sì, non c'ha senso, ma più che altro è un modo veramente di merda, perché io mi ricordo ai tempi di Dark Souls 1 la gente che si metteva tutte le statistiche a 99 e poi cambiava il livello del personaggio tipo al 20 e invadeva con le statistiche al massimo le persone. Vabbè che lasciamo perdere che già i vecchi server di Dark Souls l'hanno dovuto chiudere perché ti entravano nel computer, era un cazzo di puttanaio. Era veramente un cazzo di puttanaio. Però insomma, ho cominciato un'altra run su Elden Ring e veramente mi sto rinnamorando. Mi sto rinnamorando, cazzo. Dai che sembra che si è speedrunnato, ragazzi. Siamo al 75%. Il piccio grifo, eh. Se questo bellissimo robo si decide, te lo faccio vedere il piccio grifo.
Eh sì, l'hanno proprio. Mi pare che adesso devi fare qualcosa come la Seamless Scope. Puoi fare tipo connessioni peer-to-peer. Quindi io non ho parole. Diciamo che la From, sotto il punto di vista del co-op o in generale del reparto multiplayer, proprio non ce sa fa e basta. Cioè, ci sta poco da sta di. Anche quando parecchi mesi fa feci quel TikTok dove dicevo della Seamless Co-op, cazzi e mazzi vari, che la gente si era pure un po' incazzata perché dice: no, ma se il gioco è inteso così, l'online l'hanno gestito in quel modo, c'è un significato di. No, gente, semplicemente che non sanno fare l'online. C'è poco da starci a girare attorno. Non. Da Dark Souls 1 hanno cambiato tre cose, ma rimangono che non lo sanno fare l'online e basta. Cioè, in un gioco come Elden Ring, tu non puoi mantenere il tipo di co-op che c'era su Dark Souls, perché è un open world, non è un sistema a livelli collegati, è un open world. Quindi io mentre esploro, non c'ha senso che non posso usare il cavallo, che non posso usare altre cose. Quelli potevi fare con 75.000 escamotage. Perdonate per la gente che sta attendendo Hogwarts Legacy, ma stiamo aspettando, adesso inizierà. Cioè, quello è proprio semplicemente fare le cose di merda. Perché al posto di torrente mi mettevi sotto al culo un altro cavallo di merda e basta, cioè per dire. Dragon Ball, se fosse anche come. Io lo spero, cioè, personalmente deve essere anche co-op, soprattutto do dopo Dragon's Dogma Online. Soprattutto ci deve essere il co-op. Semplicemente è che il reparto online della From Software fa schifo. Va un sacco ritoccato, rifinito e tutto quanto, ma anche perché. Se una persona mi viene a dire che una cosa come la Seamless Co-op non supera di panne quella di From Software, vuol dire che avete i paraocchi. Perché io quando appunto pubblicai quel TikTok, la gente si era rivolta a me come se fossi l'ultimo stronzo, quando la gente non sa che io me li sono giocati tutti al day one. Fra un po' ho fatto cose come Bloodborne solo a pugni, ero nelle classifiche dei PvP di Bloodborne e compagnia, quindi non è che sono l'ultimo degli stronzi. È semplicemente che lì tu vuoi metterti i paraocchi e ripeterò per sempre, non credo ci sia cosa più brutta e pericolosa del fanboy. Perché proteggere a spada tratta una cosa non va mai bene. Perché vuol dire che quella si limiterà e non andrà mai a migliorare. Cioè, se uno non si rende conto degli errori che c'è in un'opera, li fa vedere e compagnia, quelli non andranno mai a migliorare e non spariranno mai. Cioè, quindi. C'è poco da sta fa, da sta di. E cazzi fa. Perché io mi ricordo per sempre quando ho installato la Seamless Co-op, un amico mio ha detto: guarda, ho messo la password, hai messa pure tu, ho usato un oggetto, 3 secondi, sono entrato nel mondo, stavamo a giocare, ci siamo fatti 8 ore filate. 8 ore filate ci siamo fatti. Ma perché i giapponesi sotto quei 2-3 campi, Kyle, fanno veramente cacare. Ma vuoi mettere che non fanno l'online di Dragon's Dogma 2, dato che hanno fatto la carta. Sai che plot twist? Sai che è plot twist, Ragnar, però io confido che se esce senza coop lo mettono i cazzo di modder. Lo mettono i cazzo di modder, per forza. Per forza. E ti becchi Pokémon. Perché comunque hai fatto benissimo, una cosa più importante, non c'è boss ragno gigante, che se i ragni non sono tanto tanto enormi. Ma dove? Dici in Dragon's Dogma? Io spero che non li mettano i ragni in Dragon's Dogma. Quanto stiamo qui? All'82%. Meno male che stasera c'è completismo. Ci sono proprio quelle due o tre cose che i giapponesi non sanno fare. La gente a me mi scanna ogni volta che lo dico. Ma è vero, raga, se io trovo sempre lo stesso problema in giochi di diverse compagnie, tutte giapponesi, cioè si va a creare un caso. Cioè, nel senso, se io ho giocato 10 giochi di compagnie giapponesi e 9 fanno sempre la cazzata di legare la velocità di gioco al frame rate. Cioè, che devo pensare? Perché purtroppo i giapponesi sono abituati a programmare principalmente su console
E quel tipo di ragionamento su console c'ha senso, su PC no. Non a caso, tipo Elden Ring, voi non lo potete giocare a 120 frame, perché se lo mettete a 120 frame è come se mettete in game la velocità per due. Sto stesso problema ci fu con Dark Souls 1, se mettevi il DSFX e mettevi il 60 fps, ti si sputtanava un fottio di roba perché ti disidimizzavano tutti i frame di ogni animazione. Ergo, anche quella dei roll e dei parry. Se c'avevi 10 frame di parry, con 60 fps ce n'avevi 5. Che è una bella differenza. Esatto, sì. Esattamente. Esattamente, Kyle. Il caso non esiste. Esatto, questa è una bella cheat. Il caso non esiste. Oppure, che cazzo altro fanno? Mo non mi sovviene l'online, che è sempre una mezza ciofeca, pure c'è dai giapponesi. Poi, ecco, io quella cosa di Dark Souls 2 non l'ho mai capita. Se tu c'avevi per sbaglio in Dark Souls 2 una katana, la sbattevi due volte contro un muro, era diventata di merda. Qui come stiamo? 85% ragazzi, resistete. Resistete che stasera andiamo a cercare tutti i cosetti. Come si chiamano? Tutti i demiguys stasera andiamo a cercare. E insieme tra frame e un... Davvero? Sta cosa non la sapevo. Se volessi iniziare la saga dei Souls, dovrei iniziare da Demon da... Allora, se vuoi iniziare i Dark Souls, Dark Souls 1, 2, 3 e compagnia. Se ti vuoi iniziare, tipo cronologico, la roba di From, Demon Souls Remake, Dark Souls 1, Dark Souls 2, non so se veniva prima Bloodborne, però è già più lunga. Ah! Buona a saperci, guy. Buona a saperci. Ma perché poi, porca troia? Ma come fai a sbagliare una roba del genere? Dio Cristo. Dio Cristo. Dai che siamo all'88%. Allora dal primo uscito, sì, il primo... Allora, in realtà, il primo gioco di casa From era una ciofeca che lasciamolo perdere, ma piccolo consiglio, è raro che il primo gioco di qualsiasi, diciamo, programmatore sia bello, quindi non l'andate a cercare. Però sì, tra i più famosi sicuramente. O i... No, non si chiamano Tenchu. Come si chiamano quelli da ninja che facevano... quelli della From? Non mi so bene. Altrimenti sì, con Demon Souls. Tre mesi non avevo. Dovevi ogni volta aprire l'inventario, okay? Aspetta che cambio arma, un attimo. Forse come battaglia online Dragon Ball Legends si salva anche se l'hanno rotta mettendo un PG sgravo. Dragon Ball Legends che cos'è? Perché io Dragon Ball veramente sono rimasto parecchio tanto indietro. Perché da quando ho visto un paio di frame che spero non siano veri, ma non dico perché non so se è spoiler o non è spoiler, quindi me lo tengo per me. Io ormai ho capito che all'interno di Dragon Ball stanno facendo roba a random. Non ho idea. So soltanto che hanno annunciato Budokai Tenkaichi 4. Sono contento. Magari lo portiamo anche in live quando esce. Qua come stiamo? Al 90% ragazzi. Siamo tutti al 90. Siete contenti? Si scherza ovviamente. Vai, tranquillo, Ghost, tranquillo. Ma insomma, tornando al discorso, la gente ogni volta che dico, ah, sta cosa è di Giappone, si incazzano. Raga, ma è inutile che vi incazzate, è vero. Cioè, se succede sempre, in Bayonetta, nei Devil May Cry, in Dragon's Dogma, in Dark Souls, in Kiwami, succede in figa ogni gioco, cioè, nel senso... Roba rando come un personaggio che non dovrebbe poter fare una cosa in Super Saiyan 3. Un personaggio che non dico che va in Super Saiyan 3. Che affronta un altro personaggio che... Cioè, non so come facciano a coesistere nello stesso spazio. Però non ho idea. Io più che altro non lo seguo veramente da tanto. Aiuto, comunque benvenuto, bello. Benvenuto. Vai, spingi sta faccia. Dato grazie che state rimanendo nonostante ci siano questi problemi. Io non lo sto seguendo veramente, ma ormai da anni. Veramente da anni, perché piano piano mi era andato sempre di più a cadere, perché io non so magari tipo, come posso dire, a me non piace che venga stuprata su più livelli e rattoppata e rimodificata e aggiunte robe nuove a random perché fa comodo all'ambientazione, a ste cose.
Cioè, è diventato veramente un mappazzone di ricicli, di cose già viste o reskinnate. Già mi diede veramente tanto al cazzo quando uscì quella cosa delle carte con i moltiplicatori di aura. Che io posso capire il farlo, perché ti dà un senso, una base su cui piazzarti per vedere veramente chi è più forte e chi è meno forte. Però mettermi letteralmente a fare questo PG c'ha questa forza. Se ci metto questa trasformazione è per 4. Se ci metto questa è per 6. Ma che cazzo sta ma... Ma che cazzo state a fare? Ma che... Ma perché? Ma perché? Siamo al 92%, ragazzi. Siamo al 92%. Fatemi controllare un paio di robe nel mentre. Che belle le musiche di persona. Ok. Ok. Ok, tutto bene. Mi sembra che stava esplodendo qualcosa. Qua come vai? Ok. Però sì, un sacco di... Cioè, io tipo anche... Non so come dirlo perché so che magari fa incazzare le persone, però da una parte li capisco sti manga slash anime che continuano a farli all'infinito. Perché sono i manga. C'è Dragon Ball, One Piece, Naruto, mo sembra che si stia anche rianimando Bleach da quel che ho capito. E tante altre robe. Io capisco che sono quei manga che sono nati in un periodo, sono diventati famosi, hanno fatto un fottio. Sono quelle ultra combo di anime e di manga che veramente facciamo prima a morire noi che vederne la fine. Cioè io il giorno in cui vedrò su Dragon Ball The End, probabilmente ci avremo 80 anni, ragazzi, eh. Io lo dico, ma idem One Piece. Idem One Piece, ma come tantissime anche Boruto, eh. Sperando che non vada a fanculo. Siamo al 96%, ragazzi. Intanto. Cioè fanno prima veramente a stirare, esatto, prima i mangaka che finì i manga, eh. Basti pensare, Madonna, ancora ci posso pensare a Berserk. Così mi viene la... ma sarà così, Ragnar, perché purtroppo questi sono i manga che devono far macinare soldi. Cioè, è triste a pensarci, ma è così. I Hunter x Hunter, diciamo che quella è una situazione un po' più... Esatto, che sta di nuovo in pausa. Ma perché quello fa una volta. Mo sto male. Mo no. Mo tornerò, però no, sto male. È un po' peculiare. Io ho sempre pensato che l'autore di Hunter x Hunter semplicemente sia andato in un mega burnout e non c'ha più voglia. Ma tranquillo, tranquillo, che sta compattando la patch, dice, a quanto pare. Altre 8 ore, ragazzi. Altre 8 ore di compattamento di patch. Però mi è piaciuto questo just chatting. Veramente, veramente bellino. Secondo me si è incartato. O si è incartato o è andato in burnout, Kyle. Perché... È dura come roccia. Perché... Il burnout viene visto molto come non c'hai voglia di continua, ma molte volte è semplicemente proprio avere il blocco più totale. Cioè, è come proprio di io non ho. Fare questa cosa mi dà zero. O mi dà ansia solo. È come. E compagnia. Come sta messo? Sta compattando tutto. Dovremmo poter partire a breve, ragazzi. Ho visto anche quello, sì. Ho visto anche quello. Tante robe. Stanno ricacciando robe così fuori. Più, più, più. Ah, anche. Ma poi guardate che molta gente tipo dice sempre voglio diventare mangaka, ma veramente non avete. Cioè, la gente non ha idea di che cazzo significa essere un mangaka. Cioè, una roba che è stressante di poco. Non lo so, Kyle. Vabbè, ma Antaro. Stiamo a parlare. Ma che ogni tanto cacciate fuori questi robbi? Quel cricetino bastardo.
Sì, sono al limite della schiavitù. Dai! 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 Dai che ci sei! Dai che ti vedo! Dai che ti vedo! Boniges si è avviato Steam VR, no, Steam in Big Picture, mi ha spaccato. No, che te sospendi? Esci da... No, di due... Come cazzo si esce? Esci dalla modalità Big Picture. Madonna, che infarto, ma sei scemo. Ma sei scemo. E verifica i file, porco... Fammelo aprire! Dio merda! Davvero, ok, questo ci sta mettendo poco. Fortunatamente. Madonna, Gesù Cristo. Dai. Stasera a bar, eh sì, ormai sì. No, no, assolutamente, però caccia fuori cose come Sailor Moon, i Antaro, i Cavalieri dello Zodiaco, queste cose proprio... Cioè, tu dici, minchia, questa sì, che tra l'altro è anche molto generica, perché già cose come... Se vedo qualcosa come Yu Yu Yashuko e compagnia... Allora, adesso potrei cominciare a laggare perché si è avviato il gioco da solo, non mi chiedete perché. Sta compattando tutti i file, quelli per le texture e gli shader. Però no, sta resistendo il computer. Davvero? Com'è possibile? Incredibile! Una roccia stasera! Una cazzo di spada! Ma siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti dopo 40 minuti di live. Perdonatemi questo. Però abbiamo chiacchierato. Siamo stati in allegria. Mi è piaciuto questo just chatting. Almeno mi sono reso conto che posso effettivamente fare delle chiacchiere. Facciamo così. E diamo il via alla sigla. Finalmente. È molto da assimilare il primo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirvi alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Hai tanto da imparare. La nostra eredità è nelle tue mani. Eccoci qui. Allora, non so se è scritto male, però così di primo acchito non mi viene niente. Ghost. La mu sì, vabbè, mamma mia, l'audio. La mu è proprio un altro di quelli a steccone. Andiamo. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Non è un sogno, non è finto. Adesso si chiude il gioco e mi fa, guarda, devo fare un altro aggiornamento se non le permette. Andiamo in modalità prestazioni, che avevo detto che dovevamo fare? Tic pensa che dovresti andare fiero delle pozioni che hai distillato. Andiamo a vedere gli animali. Ah, dobbiamo trovare i demiguys. Oggi ricerca dei demiguys. Cuccioloni, come state? Dove sono? Ah, devono spawnare tutti. Va là. Facciamo tutte cose, cominciamo. Spazzola. Ah, ok, quello lì sì. Madonna, ha tirato una spikeata fortissima, ma siamo sopravvissuti. Ciao, Ciro. Ciao, Ciro. Zingaro. Tutti qua. Tiaro lo conosco, mai visto però. Lì. Adesso ci andiamo da... No, dove cazzo vai, stronzo? Ah, questo già è impegnato a mangiucchiare. Questo bisogna fargli le coccoline. Il gatto, coccoline. Ah, ok, stanno a venire tutti qua a mangiare. Quindi posso fare soltanto le coccole e poi faranno tutto da soli. Ciao, Gennaro. Zingaro, come stai? Tutto bene? Rubato qualcosa? Immagino una volta arriviamo. C'è lo snaso col cappello da ladro. Menghi, a borsa, oggi ho portato 200 piottine. Allora, che c'è da fa'? Le spartisco con la gang. Oh, le...
Ma perché rido con le mie puttanate? Scusate, io sono un coglione. Cosa servono le ghiaie? Ma che cazzo ne so, aiute. Ma infatti perché fanno dei lucchetti antimagia a sto punto? Nello snato di cercato, sì. Anzi, di tutta la gang. Di tutta la gang direttamente. Perdonate, ragazzi, io... Veramente, con queste puttanate mi ci spacco. Tu? Allora, fammi vedere così. Sto piangendo. City Hunter c'ho anche tutto il manga, Ragnar. Bellissimo, che tanto mi hanno fatto quelli... belli tic. Hanno fatto quelli belli, belli tic. Lì. Che tanto, da quel che ho visto di recente, dovrebbero rifare anche Slam Dunk. Revelio. Però non ne sono sicuro, perché ho visto qualche frame su TikTok della gente tipo... che se l'era andata a vedere al cinema, qualcosa di molto, molto simile. Sei tu. Ma perché non c'è Neko? Ci dovrebbe essere Neko. Baciamo le mani Don Corleone. Qua abbiamo fatto tutti. Manca Ciro. Scusate. Sto ripensando alla puttanata. Porca troia. Ok. Il tavolino. Tic pensa che dovresti andare fiero delle pozioni che hai. Andiamo un attimo qua. Tanto chissà se ci stanno tipo gli animali veramente acquatici che ti fanno andare più veloce in acqua. Ma non credo, perché con una scopa volante la vedo un po', dico, inutile, no? Sì, questa è una cazzo di gang. Tanto sono partite le pubblicità, perché giustamente sono 45 minuti. Grazie sempre per il support, belli. Grazie sempre, ciao. Ciao belli. Madonna che siete cucciolini. Non era questo, sì. Parrucchino gigante, come stai? Ma quindi è andato avanti il tempo anche senza che abbiamo giocato? Non credo. Non penso. Ok, ok. Ok. Ciao bella. Come stai, cucciolona? Revelio. Dovreste essere fatti tutti, no? Sì. Okay. Ehi, che cazzo c'hai? Oh. Raga, io... Cioè, voi dovete sapere che io nella vita vera anche sono un mezzo contadino. Quindi c'ho animali, cose. Ed è una cosa proprio che a me piace un fottio mettermi ad accudirli. È una roba veramente che adoro. Torniamo ricchi, aiute. Il piccio grifo, bentornati a chi si stava vedendo le pubblicità. Andiamo alla ricerca degli cosetti. Si dicono degli, no, dei. Andiamo alla ricerca dei cosi. Allora, qua l'abbiamo già. Ah, ma perché non è che per ogni ala me lo fai vedere, maledetto. No, sì, ok, me lo fa vedere per ogni ala. Qui ce ne sono tre. Ce ne sono tre. Allora, perché uno me lo ricordo. Oh, ci sta la Bersani. Oh, che bellina. Ci sta Giulia Dintail. Bello, bello. Sono contento. Quindi c'è sia Gian Andrea che Giulia Dintail. Figata. Io la chiamo Giulia Dintail, ragazzi, perché non so quanti conoscano magari Giulia Bersani. Le. Via, via. Forse sta qua dentro? Salve. Revelio. No, però c'è questa cosa. Alo Mora. Appunto. Se per chi segue Intel è Giulia, essenzialmente. Dalia. Chiamola così. Degli occhiali. Ho trovato altri occhiali. Ma Revelio. Basta? Ok. Non lo so, per adesso non l'ho mai trovato. Dopo ci andiamo a spizzare, perché sono veramente curioso. Cara professoressa Sha,
La ringrazio per i dati sulle anomalie celesti da lei inviate. Potrebbero essere aggiunta perfetta all'Atalante che spero di pubblicare. Se deciderà di includere la sua ricerca o altre collegate alla pubblicazione, avrà mie notizie. Cordiali saluti, MPN Carnerius. Ma che tra l'altro, ragazzi, io adesso ho fatto caso a una cosa riguardando le live. Ma il vero nome di coso? Di... come si chiama quello cieco? È Gaunt, vero? Il cognome. Quindi tecnicamente non dovrebbe essere... Revelio. Parente... alla lontana... de coso? De Tom Riddle? Domanda. Domandina. No, al 100%... Allora, dipende come si sviluppa. Se è molto semplice, pure. Altrimenti... ti direi di no di primo acchitto. Trigun, anche io preferisco l'originale, ma devo dire che sono riusciti a fare per la prima volta una CGI veramente di Cristo. La CGI del remake di Trigun è veramente bella, ragazzi. Veramente, veramente figa. Ragazzo, la figura, lo studio tentativo di Barnaba il Babbeo di insegnare il balletto... Ma questo non l'avevo già trovato. Possiamo solo immaginare l'impatto che ci avrebbe avuto sull'arte della danza nel caso egli avesse avuto successo. Sì, ma io sto cercando... i demiguys. Incendio. Io sto cercando i demiguys. Ciao Nick. Oh, non era Nick. Allora uno sta qua sopra. Sicuro. No? L'avevo già detto. E ogni tanto riappaiono, cari. Non ho capito perché. Non ho veramente capito perché. No, non voglio farla la lezione. Non per adesso. Non sono segnati sulla mappa i demiguys, vero? Alla ricerca del demiguys perduto. E anche di altri enigmi, molto probabilmente, ma... dettagli. Revelio. Allora, prima di... vabbè, facciamo qua un attimo. Lumos. Sul tetto, perché vedo che ci sta una finestra. Oggi completismo. Sarà ancora più su. Perché uno è da Fig. Non mi ricordo se l'abbiamo preso quello da Fig, ma credo di sì. Ti stacchi? E tra l'altro pure un'altra cosa che ho notato. Ma Sebastian c'ha lo stesso cognome del cattivello? O sono io? Buonasera Fada, grazie per essere passato. Bello, ci vediamo domani che si finisce Dragon Age Origins, cazzo. Domani dopo tanto tempo si finisce Dragon Age Origins. Tu tornatene a farti i cazzi tuoi. Non tu fatta, lei ovviamente. Grazie comunque per essere passato. Ok, ciappa la cosa. Ma qua sotto veramente solo per... ah, che tra l'altro è qui, è dove si nasconde Harry. Qua è dove si nasconde Harry. Aieie Bradzorf, ragazzi. Aieie. Perché sicuramente le statue non è che stanno in giro così a cazzo, stanno nelle aule. No, però mi sono già letto il manga, quindi so come andrà a finire. Comunque, benvenuto per la prima volta, benvenuto per la prima volta. Pix, spero che esplodi. No, non si dice. Voilà. Sì, Dragon's Dogma l'ho platinato, ma perché Dragon's Dogma in realtà... facendo 2-3 run, ma neanche, forse 2 te lo puoi platinare tranquillamente. Poi sarebbe da contare le live per Dragon Age. Dici totali di tutta la serie? Di tutta la saga? Sarebbe... io ho paura. Secondo me sforiamo le 300. La butto così. Secondo me sforiamo le 300. Allora, andiamo un attimo da Fig. Non lo so, aiuto. Sta cosa non l'ho mai capita, è una cosa che mi ha sempre affascinato in generale della magia di ogni mondo magico. Il come si crea un incantesimo. Revelio. Vabbè, dove cazzarola... fammi scendere. No, troppo, 300. Contando che per origine... vabbè, giustamente potrebbe essere troppo, però io ho paura di Inquisition. Sinceramente io ho tanta paura di Inquisition e ricordate che poi ci giochiamo anche Dreadwolf, eh? Non mica finisce con Inquisition. Vorreste che finisce con Inquisition, col cacchio. Col cacchio.
Revelio. C'è qualche demiguy bastardo qua dentro. Ciao, prof. Forse nella camera del professore. Porca troia. Forse è qua dentro. Allora. Allora. Però non vedo l'ora. Non vedo l'ora di finirlo. Revelio. Salve. Che baulone. Ok. Possibili giochi da fare in classe. Lezioni di levitazione. Incoraggiare gli studenti a far levitare dei blocchi attraverso cerchi volteggianti ad oggetti simili. Disarmare e schivare. Affinare l'uso di Expelliarmus e migliorare i riflessi. Tiro al bersaglio. Un ritorno alle basi allenandosi a lanciare incantesimi su rapidi bersagli semoventi. Figata. Non mi ricordo quale era Ghost. Se era quella del platino, ho detto appunto che con un paio di run te lo puoi platinare tranquillamente. Io penso l'ho platinato sia qua su Steam che sulla PlayStation 3 all'epoca. Revelio. Ovviamente no. Riscendiamo giù. Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra. Allora, qua non ci sta. Andiamo giù. Tanto è anche notte, quindi è il momento giusto per fottere la roba. Credo. Revelio. Il primo alchimista probabilmente... Che poi, al fine se lui ci pensa, l'alchimia non è che... Non è altro che lanciare roba a cazzo dentro un calderone e sperare o che non ti esplode in faccia... O che fa qualcosa di utile. Eccolo qui. Perché no? È notte. No, è ancora... calcolato come giorno? Ora sei mio, Demiguys. E devo vedere, come ho detto... Fab. Ti chiamerò Fab perché non so se è Fab o Ax, però in caso Fab. Devo vedere, perché per adesso sinceramente non mi sembra... Cioè, quel completismo molto cancerogeno. Mi sembra molto molto easy. Quindi mai dire mai, ragazzuoli, mai dire mai. Anche perché dopo Edis si potrebbe far di tutto, veramente. Quel trofeo non riesco a... Quale trofeo specifico? Perché io purtroppo non che me li ricordo tutti e leggo anche sempre molto di velocemente i messaggi. Ok, un demiguise l'abbiamo trovato. Quanti ce ne stanno qui? Altri due. Torre di difesa contro le altre scure, professor Fig. Ma mi sa che possono stare soltanto veramente nelle varie aule. Quindi ci facciamo un giretto. Revelio. Qua da dove siamo appena passati. Che è sta lag? Che sta succede? Madonna mia. Una 3080 veramente trema davanti a sto gioco. Alomora. Sì, sono tutti e due dei roguelike. Differenti magari nel sottogenere, ma su entrambi dei roguelike. Dei roguelike, eccolo qua. Vale. Questo qua. Di recente lo stiamo giocando al 100%, calcola. Però è infinito, è veramente, veramente infinito. E mi manca il trofeo, l'eroe, ma non so come farlo. Dice, comprato tutte le missioni, ma quale? Anche quelli della baga. Probabilmente sì, hai missato qualche missione, perché soprattutto prima di partire per Grand Soren... Ce ne stanno due o tre che una volta che tu sei arrivato a Grand Soren vengono eliminate, quindi non le puoi più fare. Probabilmente o non hai fatto il boschetto della streghetta o non hai fatto quello dell'amica. È molto molto facile perdersi alcune quest, perché spariscono del tutto dopo un tot. Ti consiglio di magari cercare sulla wiki proprio la guida per fare quelle robe, perché ti dice di tutto. Buonasera Evil, come stai? Bello, ma tranquilli. Non vi preoccupate quando ci avete i cazzi vostri. Che noi qui siamo sempre aperti. Allora, prima di scendere di qua. Revelio. Ma che tanto porta tutto nella stessa zona. Che mi racconti? Come stai? Come stai? Di qua dove si va? No, qua si cambia zona, non me ne frega niente.
dispiace, mi dispiace. Va bene. Il remake sì, il remake si porterà. Ho portato di recente il 4 normale e ci giochiamo anche il remake appena esce. Allora, appena esce non lo so, perché sono sempre 60 piotte. Ricordate sempre che 60 euro su 60 euro. Però sicuramente si porta. Fammi vedere se è in questa classe qua, perché se sono veramente nelle classi so dove andare a cercare. Ma non può essere nell'aula sua, perché, cioè, esatto, è di livello 2 questa. Ha visto dei demiguys, signorino? Sì, però è soltanto in inglese. È soltanto in inglese, quindi tocca un po' capirla, però ci sta. È stata la mia più grande amica per un sacco di anni, quella. Demiguys dei miei coglioni, dove siete? Me l'aveva detto Fatal che lo stai mangiando fortissimo. Che tanto per platinarlo mi sa che ti devi fare 4 run, no? Una in ogni casata. Perché come fai se no? Se c'è qualcosa delle missioni. Come cazzo sono sti guys bastardi? Sotto. Eccolo! No, aspetta. C'è un problema. Come faccio a prendere il demiguys se per entrare dentro alla cosa c'è bisogno di Alomora di livello 2? Ah, perché giustamente sono più di tot. Magari prima gliene porto 9 e mi dà Alomora di livello 2. Ma fai bene, cioè, anch'io devo vedere come va molto avanti. Io sono molto una via di mezzo, non sono né un mega appassionato, né però neanche mi fa schifo. Quindi me lo sto godendo veramente con gli occhi di un bambino. E là dentro non ci posso entrare. Vabbè, questo sta sempre a fare il minchione. Spacchiamo tutto. No, andiamo al suolo, questa merda di casa. E per quanti siamo già 6 mesi, cazzo Lucio. Bentornato nella gang, grazie mille per l'abbonamento. Per 6 mesi. Madonna mia, grazie sempre del support, bello. E benvenuto anche in live. 6 mesi, porca Eva. Ma te non t'avevo già preso? Ma raga, ma rispawnano le ceste. Perché se non si spiega, quello l'avevo preso. E qua dove potrebbe essere un altro demiguys? La pozione è dura, storia è una noia. Ma qua c'eravamo già entrati a questo? Sì, mi sa. Dai zitto, Pix, che ti prendo a cinghiate. Oh, sti 500 mega d'aggiornamento non gli hanno fatto bene. Hai visto, sì. Hai visto, sì. Che cos'era? Ci sono dei passi quando cammino lì. Demiguys bastardo, dove sei? Che era quel rumore? Anche Hogsmeade? Adesso ci andiamo. Allora sì, mi sa che 9 per Alomora di livello 2 e poi compagnia per quell'altro. Dov'è? Qui e quell'altro. Ma poi tu da dove hai capito tutti quei numeri? Dalla wiki. Dalla wiki, dall'esperienza, da tante varie robe. Ho fatto, voi non avete idea, ma tutti i video che voi vedete di Dragon's Dogma c'hanno dietro una ricerca dei dati che è veramente a livello di dell'essere maniacale. Anche ne eravamo in giro per il mondo, non solo Hogsmeade, figata. Quindi, oddio, quanti cazzo sono allora sti stronzi. Per 6 mesi sono uniti a te tramite ad Amazon. In che senso, Lucio? Non capisco. Non capisco la domanda. Che bello, è un grifone questo. Basta. Dove c'è una porta. Ok.
Ma anche perché per adesso c'è soltanto quella del guerriero. Poi lo farò anche per il mago e ho paura. Buonanotte, Ghost. Grazie per essere stato con noi, bello. Dormi bene. Di qua mi sembra non ci sia un cazzo. Ah, non... No, tecnicamente devi farlo tu. Cioè, non parti da solo, devi cliccarlo sempre tu. Però forse sì. Sono 40. Revelio. Perché mi sto allontanando dal completismo di questo gioco? C'ho stranamente molta meno voglia di farlo al 100%. Qua dentro c'è un demiguy? No, qua dentro non c'è letteralmente un cazzo. Grazie, bello. È sempre un piacere. Non c'è un cazzo. Ok. Gli Aurior si occupano di far rispettare l'applicazione delle leggi magiche per conto del ministero e di proteggere l'intero mondo magico da ogni sorta di minaccia, in particolare quelle rappresentate dalla magia oscura. Questo distintivo d'Auror appartiene al professor Sharp. Ok, è un Auror. Questa mi è piaciuta, aiuto. Questa è stata bella. Questa è stata bella. Raga, ma porca puttana. Andiamo qua sotto. Qua sotto ci sarà un demiguy di merda, no? Per forza. Salve. Ah, questo già l'ho fatto. Eccolo! E vaffanculo! È il secondo che trovo, il secondo con il lucchetto. Ma che cazzo vuol dire? Ecco, questa è una cosa del completismo che mi dà fastidio. Perché lo sapete qual è il fatto? È che è un conto che tu ti fai il completismo piano piano mentre giochi, no? E poi ti vai a recuperare quelle due o tre robe che ti sei mancato. Però facendo così, il problema è che io dovrò farmi il giro delle stesse zone più e più volte. Vaffanculo. E questa è una cosa che mi dà un po' curto. Anche perché ci manca pure una chiave di Dedalo. Io non ho idea di dove sia l'ultima chiave di Dedalo. No, che ti rinuncio, ti rinuncio un cazzo. Il piccio grifo, così. Dedalo che fa partire una cazzo di pubblicità. Grazie mille. Per lasciare un po' di soldi per il piccio grifo. Grazie anche a voi per il support. Fai una speedrun. Eh sì, ci corriamo per tutto il coso. Qua ci siamo già passato la volta scorsa, quindi torniamo giù. Qui c'è stato il primo bombarda. Invece sono 105. Vabbè, ok, le pagine in realtà già le accetto perché le trovi praticamente. Eccoti! Bastarda! Dove sei? Vieni qua! Ah, l'ultima chiave! L'ultima! Non ci credo. Abbiamo l'ultima chiave. Vieni qua, bastardo! Porco troisti! Vai là davanti! Buonanotte, Ghost. Buonanotte. Ho capito, Evil. E il completismo è un dito nel... Revelio. Ma poi, scusa, ma ci sono passato 70 volte qua davanti? Non ho mai visto sta cosa. Ma c'ho la cataratta. Per forza. Alohomora. Perché se non si spiega... Oh, sto per cacciare uno starnuto, ragazzi. Che voi non avete idea. Io sfondo il microfono. Qua. Sto per tirare una madonna. Expelliarmus. Ma come Expelliarmus? Ci sta palesemente la fiamma su X. Ma ho buggato. Incendio. Ok. Sparava. Forse ho fatto qualche roba strana. Revelio. Ok. Vai, totalmente random. Sarà questi due. Peccato. Sì, chiudi. Togli l'occhio dell'aquila magica. 2, il cosetto è 0, 1, 2, quindi 2, 2, 4, a 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, che cazzo è quel coso? Ma che ti dici l'illusione? 1, 2, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, è la lucertola. Ok. Dislessia. Pronunci incantesimi a caso, sì, è tipo la Wild Magic di D&D.
Sotto è 3-1-4 e a 3-0-1-2-3 l'idra. L'avevo beccata l'idra. Sono stupido. I Devil May Cry sì, l'ho giocati soltanto un po' il 4 e il 5. Infatti in futuro voglio portarli tutti. In futuro voglio portarli tutti perché voglio recuperarli vera... Ma è spawnata sta colonna o so io? Voglio un sacco portarli perché mi hanno sempre intrigato un botto. Tenuta da notte verde mare. Ma ho trovato un pigiama? Andiamo a vedere finalmente che cazzo c'ha dentro a quel coso, tra l'altro. La sala grande, sala comune, tasso rosso. Tasso rosso! Andiamo. Voglio vedere che cacchio ci sta dentro. Se ci sta dentro un oggettino di merda del incazzo, Mi incazzo. Mi incazzo onestamente. E voi potrete dire che tipo è anche incazzato disonestamente. Sì, no, aspetta, di qua c'è l'uscita. Dov'è quel... Dov'è il coso per... Buono, che te... Che è, tuffello. Dove stava? Stava qua dietro, tipo? Eccola qui. Ecco fatto. Sto facendo buoni progressi con i gettoni. Non c'è una password. Che cos'è quello zero di merda? Sto affrontando bene questa sfida delle chiavi di Dedalo. Un altro gettone per il forziere della casa. Ecco fatto, sto facendo buoni progressi con i gettoni. Ecco l'ultimo gettone della casa. È ora di vedere il contenuto del forziere. Cazzo serve la password là sopra se tanto... Perdonate. E che ci stava dentro? Guarda un po'. La mia gratitudine va all'ex preside, Eupraxia Moll. Attenzione! Un mantello di tasso rosso figo? Ah, però è soltanto... Oh, bravi che non hanno fatto equip. Fa vedere. Qual è? Uniforme storica di tasso rosso. Un abito della casa di tasso rosso giusti e leali. Ottenuto usando le chiavi di Tedal, fai te. Va! Oh, questo mi piace. Bellino. J'adore. Oh, stasera dico cose a cazzo. Mettiamo anche la sciarpetta di tasso rosso. Non lo so. Non lo so. Mettiamo una sciarpetta nera. No, ci sta meglio. Guarda tutta dorata. Che c'è anche questo... Cioè, proprio è animata. Ma che bella. Questa mi piace. Perché doppio tasso sulla schiena non mi sembra bella come cosa. Quindi ci vuole qualcosa... di decorato, ma non troppo. Che cos'è fatta? Questa è fatta di plastilina. Ma posso mettere il cappuccio anche a questo? No, non c'è il cappuccio, sto robo. Peccato. Peccato. Eh no, Ragnar. Infatti mi dispiace un po'. Anche che ho notato però che qualsiasi cappuccio con questi capelli del personaggio si bugga. Cioè escono i capelli dal cappuccio, ragazzi. Quindi... Ripperoni. Ci posso mettere sotto... C'è qualcosa di... No, deve essere qualcosa di... Quel colore lì. Eccolo qua. Però no. Perché c'ho un kilt? Un mago straforte che però sbaglia spesso gli incantesimi. Un mago Goliath con Wild Magic. O se vuoi farlo meno grosso e meno forte, un mezz'orco mago con Wild Magic. Oh, aspettate. Aspettate che ci siamo. Cappella cilindra. Infatti voglio vedere se ce l'ho un cilindrino di quelli... Che cos'è sta maschera? Vabbè. Mi sembra un po' too much. Questi. Mamma mia. Che brutti. Che brutti. Posso mettere la faccia da dogghino. Che tanto sembra quella di Scratch o di Scrat, non mi ricordo come si chiama il... Oddio, il roditore di... dell'era glaciale. Dove erano i cappelli? Ah, erano qui. C'ho una tubetta.
Troppo di mettere sti cazzo di cappelli è che ti annullano i capelli. Però se c'è un cappello da mago... C'era un cappello da mago nero? Tipo. No, per adesso niente cappello. La posizione alimentare dei riporti, il motivo del perché le vesti di tasso rosso sono gialle e quelle di Gofondoro rosse, non... mai capito. Infatti non c'ha senso, anche perché in questo caso è veramente il tasso che è dorato, probo. Cosa sto leggendo? Però bellino! Questo potrebbe essere finalmente, ma devo andare a chiacchierare con la signorina per dirgli guarda, ho finito... Wow, che bella, cazzo! Ok. Pipiri. Ma quindi non c'è proprio nessun modo per entrare... Porca puttana! No, ok, non si può. Vaffanculo. Non ci provo più. Sì, ultra mega fan dei Souls. Io sono un cazzo di magnate, l'ho mangiati, l'ho fatti in 75.000 possibili sfide. Io ho grande, grande stimatore dei Souls. Infatti li riporterò pure qua sul canale perché mi dispiace che non ci siano. Corriamo. Revelio. Penso che per trovare la roba il metodo più utile, ragazzi, sia letteralmente correre a cazzo in giro. È vero! Sembra lui da giovane! Allora, abbiamo scoperto che assomiglia a me in una versione strana. A Tommaso Indovinello. E adesso anche a Celentano. Tu che vuoi? Salve, signor Moon. Salve! Hai rimosso altre statuette di demiguys? Sì. Sì, ho un po' di lune per lei. Sapevo di poter contare su di te. Portami qualche altra luna e ti insegnerò a potenziare l'incantesimo. Ok, sì. Continuerò a cercare. Continuerò a cercare le statuette di demiguys e magari riuscirò a portarle altre lune. Il tuo coraggio e il tuo valore sono encomiabili. Soprattutto perché possono essere raccolte solo di notte. Sì, non me lo devi ricordare, né che sto rincoglionito comunque. Io sto cercando di guardare il meno possibile di Lies of P, perché non voglio hyparmi, voglio lasciarlo molto molto standard. E quando uscirà me lo godrò. I titoli di coda. Peccato Dark Souls 2 finisce veramente il gioco, almeno base, senza DLC. Finiva veramente con tu che ti metti sul trono e vaffanculo. Basta. Bravo. Oh, l'entrata di Grifondoro questa, eh? O no? Ritratto la signora grassa. Questo ritratto sorveglia l'ingresso della sala comune di Grifondoro e chiede la parola d'ordine a chiunque desideri entrare. La signora del ritratto e l'amica Violet sono solite far visita agli altri quadri, soffermandosi a volte fra invitati ma... Tra? Invitanti mastelli di vino. Ok. Ok, ok. Revelio! No, non posso, non si può, vabbè. Tanto dobbiamo andare a fare anche un paio di secondarie. Personalmente è il mio preferito. Se la gioca di recente con Elden Ring. Però Bloodborne, sì, assolutamente. Fate un cazzo di remake. Anzi, non un remake, una remaster, per favore. Una piccola remaster. Datemi 60 frame su PC. Stronzi, maledetti. Bastardi. Andiamo a vedere di qua. Andiamo a vedere di qua. Apri. Salve. Revelio. Tra una volta tanto non ho sentito uno sbrillilino. Comunque dentro Hogwarts sta facendo il devasto stasera. Dentro Hogwarts sta facendo il devasto. Io sono sempre più tentato di mettere quella cazzo di mod, ma voi mi avete detto che potrebbe togliersi questo minigame per le serrature più basse, quindi vi crederò. Vi crederò. Revelio. E mi tratterrò. Che cosa mi sta segnando sulla mappa? Mm-hmm. Sì, ma non devo andare a parlare con la signorina per dire che ho preso tutte le chiavi di Dedalo. Sì. Segui. Di qua. Nion. Madonna, sei diventata più veloce. Wow.
quello potrebbe essere un potenziale Bloodborne 2, aiute. Ma costa c'è tanto a scherzare. Anche perché poi con i DLC Bloodborne si è ampliato veramente tanto, perché ogni arma di Bloodborne non è semplicemente un'arma. Si trasforma, c'ha tantissimi moveset, cambia, puoi renderla anche elementale. Bloodborne, le armi di Bloodborne, tanta roba. Ma quello Evil purtroppo era il problema che c'avevano un po' tutti i giochi da From. Che per fortuna col tempo si sono fissati, perché hanno capito che... Porca troia. Una. Ne ho seguite 14! Ciao, Nelly. Sai, ho trovato tutte le... Come gli ha detto? Passivo aggressivo, bro. Ah, fantastico. E cosa hai trovato? Un costume alquanto interessante. Ce l'ho addosso, forte. Stupida. Beh, grazie per aver risolto questo mistero. Mi ero sempre chiesta a cosa portassero quelle chiavi. Sì, per come finisce il primo è difficile un sequel. Perché o è altro sogno, altra notte della caccia, un po' un puttanaio. Un remake invece lo vedo più improbabile semplicemente perché è troppo recente. Cioè, prima che cominceranno a uscire, ragazzi, i remake della PlayStation 4... toccherà aspettare. Un prequel sarebbe bello. Un prequel sarebbe molto interessante perché ci stanno un paio di cose fighe. Però questa è una cosa che la From non farà mai. Perché la From, piuttosto che farti vedere l'origine, l'apice dei personaggi di un mondo che ha creato, si farebbe sparare in bocca. Cioè, quante volte veramente ho bagnato il letto pensando un Gwyn full power, un Artorias full power, tutti full power. Che cazzo di bellezza potevano essere? Se tira i soldi pure. Io per adesso spererei che me lo portano su PC almeno. Io spero nel PC prima di tutto. Poi remake, fate quello che vi potrebbe fare. Statua a forma di sfinge. Sfinge, un essere dalla testa umana e dal corpo di leone, da secoli viene utilizzata dai maghi e streghe per custodire segreti e oggetti di valore grazie alla sua astuzia e al suo interesse per rompicapi e indovinelli. Qui? Mo c'entra, che palle. Che palle. Di qua dove si va? Oh. Storia della magia. Ma che bello. Questo insieme diventate colorate la figura Merlino, i quattro fondatori di Hogwarts e altri maghi e streghi. Ma come? Ma vado a... No, aspettate, vedi che io mi devo incazzare. Allora, io mi devo incazzare, però, porco di Dio. Perché c'è sta Merlino? Ma hanno detto che Merlino è stato qua. Merlino ha frequentato Hogwarts. Come cazzo fa a stare sulle vetrate? Vedete che io mi devo incazzare? Era un erede di Merlino a sto punto. Quindi, boh, vabbè. Sì, diciamo che in generale Evil, e anche per rispondere a Fabio, purtroppo la From c'ha un modus operandi di ste cose che... Ma sta porta c'è sempre stata? Come cazzo ho fatto a non notarla? Cioè, c'hanno un modus operandi casa From che è veramente... Sarebbe da prenderli a piccole cinghiate sui denti. Però. Fatemi stare zitto. Andiamo di qua. Ciao, pala. Questa settimana gli elfi domestici devono essere rimasti indietro con le pulizie. Ok. Che? Ah, ma sto coso spariva ogni volta che lo finivamo. Non lo sapevo. Non ci ho fatto in realtà mai caso. Ma perché allora per entrare qua dentro... che cazzo salta! Le! Revelio! Ho dovuto aprire porte e cose. Allo, Mora. No, che bello, dai, stiamo facendo... Nel mentre cerchiamo quei bastardi, anche un sacco di completismo. Stiamo spizzando un sacco di zone nuove. Perché Hogwarts l'abbiamo relativamente visitata poca. Non ho capito la cosa di... Che noi, Ragnar, abbiamo incontrato una signora Revelio. Che ci ha detto che Merlino ha frequentato Hogwarts. Ha frequentato Hogwarts. Come fa a essere sulle vetrate insieme ai fondatori? Perché dovrebbe essere lì se era uno studente? Usa la cosa nelle opzioni per gli alert.
Che vuol dire per gli alert, Tomat? Benvenuto comunque, bello. Cosa mi sono perso? Revelio. Ma ti ha detto, qua dentro ci sta nient'altro? Sarà quello? Ok. Va bene. Che bello, qua è tutto egiziano, figata. Bello. Levioso. Quando fai il livello ti spunta una campanella che ti indica dove ha suonato. Però mi saprebbe di cheat, Toma. Revelio. Adesso che mi dici questa cosa... Allora, la mia sanità mentale mi dice do it. Però il mio cuore... Da gamer dice di che è la Madonna. Professor Ruff, Devo ammettere di essere rimasto molto sorpreso dalla sua recente osservazione secondo la quale gli studenti apparirebbero piuttosto letargici. Posso affermare con certezza di non aver mai notato una simile sonnolenza durante le mie lezioni. Grazie al cazzo di una lezione di storia. Ho persino preso l'iniziativa di discutere con qualche studente nella speranza di far luce su tale anomalia. In questo modo ho preso dalle sue lezioni delle sue lezioni sui fatti poco noti dei conflitti storici. Le suggerirei di sorvolare sui dettagli meno rilevanti. Uno studente sull'oro delle lacrime mi ha riferito che in una verifica era stato chiesto di Grimbald Veft e del numero di bottoni rinvenuti sull'indumento di un mago durante la ribellione del 1751. Professoressa di storia Bilike in Italia. Pare che fosse stato cucito un bottone in più del consueto. Naturalmente la decisione resta sua, ma gli allievi faticano ad apprezzare simili sfumature. Lo prenda come un consiglio spassionato, spero che non mi reputi troppo insolente. Cordialmente, Abraham Ronen. Okay. Dici che è legit, però non lo so. Allora, se diventa troppo rottura di coglioni lo attivo. Per adesso lo teniamo così. Sì, Ragnar, storia in conflitto. Questo era un simpaticissimo professore di storia, sicuramente italiano. Ma perché Demon Souls penso sia, tra virgolettoni, quello meno giocato? Perché purtroppo per tantissimi anni dopo l'esplosione di Dark Souls è rimasto collegato sulla PlayStation 3. Cioè, dire che ormai è poco conosciuto è un po' una cazzata, perché comunque poi è esploso, però avete capito il senso. Scusate, ma lì dentro come cazzo ci arrivo? Cos'è qua per terra? Perché me lo illumina? Reparo. No. Lumos. Revelio. Pensavo fosse un muro invisibile. Forse ci stanno entrare dall'altra parte. Allora, io in realtà sono molto mite perché non gioco a un Budokai Tenkaichi da tanto. Però sono contentissimo di sentirlo perché... Un gioco del genere fatto con le tecnologie di oggigiorno, porca troia. Porca troia. Gli allievi hanno iniziato a imparare maledizioni del Saverdo. Sai che twist? Professore, che cazzo aveva detto sui bottoni? Boom! Avada Kedavra. Questo è un altro enigma di merda. Demon's Souls sì, comunque, se una volta che capisci i boss lo devasti. L'unica roba che è una rottura di coglioni di Demon's Souls è quella roba della... Cioè, più muori, più diventa un puttanaio. No, Toma. Per niente. Hanno fatto uscire le carte di credito. Revelio. Scusa, io che cazzo devo prendere? Ah, ma perché posso ritrarre... Piano. Ok, ma io lì ci posso arrivare... No, non sono così veloce. Non si così veloce, così... Forte. Ma... lasciamo perdere. Io spero di no. Perché comunque Capcom... Perché non lo puoi rimandare indietro? Ah, perché sono collegati ora. Qual era quello per disattivare? No. Dov'era quello per disattivare tutto? Lanciamoci di sotto. Bunny.
Allora, comunque lo resettiamo. Noi dobbiamo salire in qualche modo là sopra. No, ma in realtà questi indovinelli sono piuttosto bravo. Quindi datemi un attimo per capire. Devo salire lì sopra in qualche modo. Però mi sa che pure là sopra c'è una cesta. No, penso l'unica cesta che ci sia sia lì. Quindi quello può essere soltanto tirato indietro a random. In realtà noi dobbiamo tirare prima quello, poi fare così, poi fare così. Così si attacca lì. Proviamo a fare questo test. No, ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata mega galattica, perché adesso viene tutto indietro insieme. Però magari non tutto è distrutto. Proviamo a vedere qua. Poi fai così. Ah, ok. Ok, no, 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 ok. Allora. Lì. Ma dopo 10 anni, guarda, se possono via pure altri 2-3 anni. Io non c'avevo manco più speranze. Quando ho sentito Dragosto comodo, ho fatto: che cazzo stai a dire? Com'è possibile? Me stai giocando con i miei sentimenti. Per forza, perché se non si spiega. Stai a giocare con i miei sentimenti. Rebellio. Resisti, aiuto, resisti. Allora, facciamo questa cazzata per far arrivare questo qui. Se io chiamo quello lì, succede che si collega a Spack qua. Se lo butto giù, succede un puttanaio. Io devo cercare di far arrivare quel coso qui da me in qualche modo. Questo sta qua. Ah, ok. Ok. No, fatto cazzata. Fatto cazzata. O forse no. Ok. No, no, dai, fermi che forse lo faccio cittando. Buoni. Mamma mia, mi chiamavano Sinbad. Ok. Pensavo che era il sistema antifurto. Che cazzo hai fatto? Non si fa così. No, forse veramente l'antifurto e mi stanno per uccidere. Ah, no, ok. Ho temuto per un attimo. Fa vedere. Mamma mia. Devo cercare in qualche modo di arrivare lì. Che sinceramente sono contento per quelli che stanno su console, che finalmente possono giocare con un VR un pelino più evoluto, ma per il resto l'ho trovato molto, cioè, migliorato, perché giustamente è uscito parecchi anni dopo magari un Quest 2. Però per moltissime meccaniche, ragazzi, è identico al Quest. La gente che fa, ah, puoi vedere la mano. Costa uno sbrocchio di più. Però non l'ho provato sotto mano, quindi non posso essere la persona più adatta per parlarne. Dove cazzo ti sei bloccato? Ah, perché ti blocchi lì, maledetto. Allora facciamo questo, perché così tu ti blocchi lì. Tu posso chiamarti? No. Però quello sì. Se chiamo pure quello. Proviamo a fare questo. Come per tutto, ragazzi, test. Sono contento però che finalmente su console abbiano un visore che possono usare per fare un sacco di robettine. Mi sa che ho fatto una puttanata. Dicono che 100... Sì, ma è normale sotto quel punto di vista, aiuta, eh. Cioè, grazie al ciollo che il PSVR 2 è meglio. È uscito X anni dopo. Cioè, se non era meglio, almeno sotto... Proprio, come posso dire, in generale, era una...
una ciofecata. L'unico fatto è che io vi consiglio, da persona che c'ha il Quest 2, se volete approcciarvi a quel mondo, non mandate a comprare quello. Perché primo, come dice appunto Evil, ci stanno ancora pochi giochi, ma perché non è così tanto diffuso come il gaming normale. E secondo, se non sapete se vi piace o meno, però è difficile che non vi piaccia, il Quest sta a 300 euro, è estremamente buono, c'ha un fottio di roba, può essere usato anche in standalone senza un computer, un'altra console. E avete fatto, sinceramente. Poi se vi piace e volete passare allo stadio successivo, niente vi vieta di passare di là. Io vabbè, devo creare un ponte, l'ho capito che devo creare un ponte di merda, però se questo lo sparo giù, succedono cazzi. Quindi tocca scollegarlo. Ah, quello sì. Va là. Quello sì, aiuta. Io personalmente ci gioco veramente con un sacco di robe con gli amici. Di recente purtroppo non tanto, però ci stanno robe che... Cioè, è veramente difficile che il VR possa non piacere una persona, perché è veramente una roba fighissima. Se quello lo tiro indietro, adesso faccio il patatrack, quindi non devo farlo. Però se faccio questa cosa... Tipo così? Devo capire. In futuro sicuramente. Ma esistono già cose molto simili anche oggigiorno. Ovviamente non a quei livelli. Però esistono. Aspetta, io mi sa che sto guardando un punto sbagliato della faccenda. Boni. Perché io posso fare questa cosa? Ci sta una sorta di SAO, si chiama, non mi ricordo come. C'è un MMO, VR, tutte cose. Se questo però adesso lo chiamo indietro, faccio un puttanaio. Faccio un puttanaio, perché mi serve semplicemente un piccolo scalino extra. Proviamo a fare sta cosa. Porca! La caramella di traverso non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Facciamo un agglomerato di merda. Allora proviamo a fare... No, perché non va bene. Ragazzi, sono morto, Boni. No, questo mi sta confondendo. Mi devo concentrare. Non devo chiacchierare. Mi devo concentrare. Poi mi piace che state facendo questi discorsi in chat. Sono contento. Allora, prima di fare qualsiasi cosa, tu te ne devi andare a fanculo, perché sennò tu fai attacca a tutti. Tu vieni qua, sei da due. Ok. Perché questi non li posso chiamare, giustamente, però... Non posso neanche spingerli, no.
Perché se chiamo quello adesso si appiccicherà là e non va bene. E non va bene. Però posso fare questa cosa. E tecnicamente questo non dovrebbe farlo attaccare. No, esatto. Ah, così brutalmente Nego fa partire un altro annuncio TAM. Grazie sempre per il support, belli. Grazie sempre. Perché il fatto è che mi manca qualcosa da mettere qua. Che è questo? È questo stronzetto qua, quello da mettere lì. Una volta che uno ha messo quello lì, tecnicamente sta una favola. Però il problema è che non devo farlo attaccare con niente. Però posso fare magari questa cosa. Però prima devo mandare via questo. È questo? Quello lì? Bene. Questo posso mandarlo a fanculo. Attaccate là perché non me ne frega niente. Allora, tu vai avanti. Tu ciappati perché così ti colleghi lì. Esattamente. Leppa. Leppa. Tu vieni momentaneamente qua. No, ti aspetta che se faccio qualcosa tu è la fine. Quindi tu te ne vieni per un attimo di qua. Tu sei da due, no? Tu sei da due, sì. Se adesso quello lo chiamo, ci avrà un 1-2... E fa 1-2. Però dovrebbe bastare. No. Più o meno. Più o meno. Lo facciamo un po' a modo nostro. Boni che ci siamo. So che non sembra, ma buoni che ci siamo. Credo. Perché se questo... No, perché se questo adesso lo richiamo si va a infilare lì. Dove fa una cazzata. Non troppo. Perché no? Ah, perché giustamente c'è quel coso lì. Perché se lo mando qua, quello stronzo si blocca. E quindi un Guts. Eh no, questo è bloccato qua ormai. Questo ormai è bloccato qua. Tocca riavviarlo. Porca troia. Porca soccola. Immagino Evil. Beh, mi ha investito. Non so come mi ha investito. Ma porca. Oh, di qua che ci sta? C'è un'altra viuzza. Ok. Ma perché in realtà l'obiettivo non credo sia arrivare lì. È arrivare lì. Perché tu puoi zampetti, zampetti e zampetti lì. Credo. Deduco. Non lo so. Dici che c'è. Ma sì, ma perché sono due le cose. O bisogna fare una scaletta di merda per fare, per salire lì, o bisogna pensare in modo parallelo. Pensare in modo parallelo significa bestemmiare, ragazzi. Fortissimo.
Perché se io quello lo chiamo, c'ha un 1, 2, 3 che dovrebbe farmi sbucare lì sotto. Teoricamente, facciamo sto test, tanto ormai è andato tutto a puttana di... No, che te fai, Accio? Di tuo e di tua sorella, Accio. Defuso. Revelio. Ma che te Revelio, stai buono. Ok. Proviamo sta cazzata. No. Cattroia. Minchia, c'ho ancora quella caramella che mi ha ammazzato. Ok. Sì, 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 aspetta, buoni, buoni. Buoni. Allora, se adesso quella cosa la chiamo indietro, è la fine. Cioè, se quella la chiamo indietro, è la fine dei tempi. Perché si buggerà la vita. Io devo cercare di fare venire sto stronzo qua. In qualche modo. In qualche modo quel bastardo deve venire qui. Credo. Forse. Lì. E se riuscissi a farlo arrivare qui in qualche modo. Rifai la scaletta a 3, poi le colleghi all'agglomerato. Dighi. Dite. Anche perché tanto questo ormai, ragazzi, è bloccato qua. Questo stronzetto non credo possa fare molto. Infatti. Riavviamo. Porca troia. Che bastardi. Allora. Facciamo la scaletta. No! Aspettate che forse facendo sta cazzata... No? È tosta, è tosta, sì. Ma cazzo, cosa cazzo c'è? Ah, perché giustamente se li colleghi è la fine, sti due. Quindi un cazzo. Questa live. Indovinelli, invece. Indovinelli. Allora, se chiamo questo, può fare questa cosa. Facciamo un test. Se questi due si attaccano, fanno sta roba un po' particolare. Ma se questo lo spingessi? Poi... Ma che te descendo? Poi faccio così e poi faccio così? Voi giustamente direte a che cazzo di pro.
Lì. Ah, ma l'avevo già lanciato la scaletta, sì. Allora, tu vieni qua. Oh! Cazzo, stavo a cadere di sotto. Dite che ci arrivo lì. Geronimo! No! Madonna. Perché se quello mo lo chiamo lì, succede un puttanaio. Tu non ci puoi andare più giù, no? Se faccio così? Se faccio cos'ha? No, va bene. Non ti chiedo più niente. No, dove vai? Di qua. Ragazzi, siamo arrivati a quella fase del farlo a cazzum de canum. Tecnica definitiva. Purtroppo no, non c'ha abbastanza botta di reni per farlo. Non c'ha abbastanza botta di reni. Di renibus. Perché se io adesso tipo collegassi sto stronzo qua, che cosa succede? Eh no che non va bene. Eh no che non va bene. Però se magari faccio così invece... Aspetta. Collego qua. Oh. Oh. Più o meno. Credo. Sì, ma devi stare un... Io ho capito, fai una via di mezzo, zio. O vai a fangulibus, oppure... Che c'è su Madonna. Vediamo se possiamo fare qualcosa da qua sopra. Ma che tanto io non ci ho pensato. Ma io posso fare tipo anche... No. Lì. Dai che ci siamo, Gesù! Ci siamo, Cristo di Dio, ci siamo. E un blocco di merda serve. Ti prego, dimmi che ci salti, ok. Un blocco. Perché tanto questo si va a infilare. A meno che io non possa fare tipo... No. Cheating. Ti prego, dimmi che riesci a fare sta cazza. No. No, non ci riesci. Tipo su Minecraft a giro. Oh. Cazzo ho fatto? Soprattutto come? Non lo so. Non è finita, ragazzi. È la fine. Noi moriremo qua dentro. Ma tra l'altro si illumina al buio. Ma che bello che è. Adesso qui mi spacco i denti per fare sta roba. No, no, io... Quella si chiama potere della botta di culo, Nego. È la cosa più forte del mondo. No, perché è collegato. Lì... No, perché è collegato lì, sì. Io devo andare laggiù. Ci sta qualche scrigno? Ma che tanto, infatti ci sono più porte, ma... vabbè, qua... Oddio. Ah, uno può andare anche lì. Perché no? Ah, perché stai là sotto. Ok. Buona sapere... Ma che te descendo, accio. Ok. Andiamo a vedere un attimo di qua che cosa c'è. Attenzione, ragazzi. Spoiler, un cazzo di niente. Lei!
No, lui se è oltre due blocchi tipo Minecraft non ce la fa ad arrampicarsi. Per lui è no, ragazzi. Per lui è no. Lui dice no. Ma quello è incastrato veramente. Quello è incastrato perché posso far così per attirarlo lì, poi posso rispingerlo, posso ritirarlo e se ne va di là. Ma da lì fai un cazzo, fai. Perché da lì l'unica cosa che posso fare è ritirarti di là, ma è tutto un ciollibus. Esattamente. Quindi questo c'ha questo veramente c'ha questo range. Non può fa altro. Mi sono dimenticato come l'ho fatto. Ah, così. Defulso. Accio. Defulso. Accio. Ok, quello si può collegare massimo là perché boh. Ah, non è perché boh, è perché posso usare questo in qualche modo, però per usare questo lascia perdere Ragnar, si chiama bucio di culo. Per scollegare questo mi serve però qualcosa che si metta in mezzo all'H. Ah no? Ah, perché è bloccato sotto. Ok, perché lo voglio quel tesoro, ovviamente. Fatto una cazzata perché ormai si è collegato lì, ragazzi. Questo non lo schioderemo mai più. Mai. Assolutamente mai più. Vabbè, ce la dovresti far a far sto salto, no? Ok. Tra l'altro leggendario. Resettiamo. Ma questo da qua mi sa che è difficile da schiodare perché non c'è niente. Cioè, questo non lo puoi schiodare da qua. Non ce lo puoi schiodare. Se quello lo mando lì, poi non lo posso tirare. Però posso fare... No, posso tirarlo a me per poi mandarlo di là. Poi se vediamo a breve, perché prima devo fare un altro giretto. Allora, lì giù è per andare avanti. Mentre questi due lati sono semplicemente per avere dei premi extra. Uno può attirarla a sé. Posso fare questa cosa, perché così quello può passare da questo qui. Allora ragazzi, un momento che sta cominciando a rigirare il mio cervello, le mie rotelline. Così possiamo un cazzo di niente, perché prima quello deve fare così. Pensavo venisse immediatamente. Cheat. Però qua è dura. Perché se adesso quello lo risparo verso di qua, è la fine. Però io in realtà posso fare una cosa, credo, chiamata a sfruttare il pezzettone lungo. Posso sfruttare questo pezzettone lungo, perché faccio così. Sperando che non sto per fare una puttanata, perché se richiamo questo...
Questo adesso, questo verrà, questo si bloccherà. No, questo è un cazzo di casino adesso in realtà, perché io posso fare così. Descendo. Ma che te descendo? Posso fare così. Defulso. Però quello, se adesso lo chiamo, è la fine. Credo. Allora proviamoci. Defulso. Come cazzo è andato? No, ho fatto senza volerlo il coso per andare avanti. Credo di aver fatto senza volere il coso per andare avanti, ragazzi. E tu, mio piccolo scrigno? Vabbè. Il perone. Credo di aver fatto il coso per andare avanti. No, ho bloccato tutto. Come cazzo ho fatto? Ho bloccato tutto, ragazzi. Tutto. Ah, aspetta, ci proviamo ad arrivare con un po' di cheating. Ma che cazzo ci arrivo col cheating? No, questo non ce la farà mai. Dov'è? Desetta tutto. Oggi è all'insegna degli enigmi. Siete contenti? Immagino di sì. Vedere io che bestemmio dietro alle cose. Ok. Allora proviamo a fare un altro test. Depulsiamo quello. Attiriamo questo qua. Se attiro pure quello. No? Perché no? Ui, non cadere di sotto. Non ci arrivo. Oh, il gioco che mi dice zio, ma che puttana stai facendo? Perché potrebbe. Quello si dovrebbe collegare a un cazzo. Le... no. Pensavo di averlo capito, ma il mio cervello ha detto: ma che cazzo stai? Ma ci stai a credere mancudo? Se faccio questa cosa si blocca tutto, vero? No, in realtà. In realtà no. Ma che te depulsi? Così sì. Così si è appena bloccato tutto. No, mi sono sbagliato. Ecco. Bene. Vai di là. Eh sì, sulla cesta però. Sì, sono quei momenti in cui il gioco gioca con te. In cui mi deve far bestemmiare. Depulsa il culo. Depulsa il culo. Per dire a qualcuno che gli puzza il culo, ragazzi. Annotate, annotate. Perché si blocca qui? Perché c'è quello. Però io posso fare questa cosa. Aspettate, prima che mi ammazzo come un ebete. Posso fare anche questa cosa. Poi posso fare questa cosa. Vaffanculo, cesta di merda. Non ti voglio. C'è un problema. Voi direte novità. Come faccio a salire lì? Questa è bella. Non ci arrivi tu con un salto, sia mai, no? No! Buono. Buono. Dov'è? Taccio. Defulso. Taccio. Ok. Non credo. Mi investe brutalmente, Evil.
come tutto in questo gioco. No, qua com'era per portarlo di là? Cazzo, l'ho fatto fino a mo, non me lo ricordo più. Porca troia, mi sono dimenticato di spostare sto coso. Che palle. Che palle. Tanto questo da qua non lo posso neanche spostare. Da qua non lo posso neanche spostare. L'hanno fai. Sto giro ce l'hai fatta. Quando ti fa comodo a te, ce la fai a farli sti sarti. Eppure nel film funziona, ma perché loro hanno i superpoteri in culo. Beati a loro. Loro hanno i superpoteri nel culetto. Lì non ci arriverò mai, beh. Defulso, descendo. Accio. Questo si conficcherà tecnicamente lì se faccio questa pony, che ce l'abbiamo fatta forse. Forse. No, ho sbagliato. Più o meno. Sì, Ragnar. No, aspettate. Ok. Ma in realtà sto facendo sempre la stessa cazzata, chiamata. Ok, ma poi lì, come ciolo ci arrivo. Defulso. Accio. C'è sempre questa la cazzata che sto facendo, perché non è tanto il metterli bene, è il poi dover arrivare di là. No, ho appena ribloccato tutto, mi sa. Invece no, meno male. Tu sei lì. Se ti sparo da qua, ti blocchi. Bastardo. Se ti sparo da qua, spoiler, si blocca. Ti posso portare più di qua? No. Tu mi sa che ti blocchi e basta, cucciolone. Ah no, invece no. Buono. Ma se faccio così mo sto robo si blocca là. Appena creato un paradosso. E io ma perché io posso fare. Fai silenzio, gioco. Tazzo. Defulso. Descendo. Dove? Tazzo. Non me l'ero aspettato. Non me l'ero aspettato per niente, ragazzi. Tra l'altro, tu devi tornare di qua. Non ce l'ha fatta. A sto giro non ce l'ha fatta. Battuta time. Bisogna schiacciarla, ragazzi. Uff. Dove cazzo è andato? Ma no, vai lì. Descendo. Accio. Poi fai un attimo così, perché io mi devo posizionare, che altrimenti qua gli dà fastidio.
Poi uno va così. No, uno deve fare così. Deve fare lì. Dove cazzo va? Ok, non si dovrebbe essere buggato. Se faccio così. Se io adesso questo lo tiro. Sto coso è lungo 4. Quel coso è lungo 4. Allora, tu vedi andartene un attimo a fanculo. Io posso fare... No, mi sa questa cosa no. Però posso fare così per essere portato a fanculo. E poi però posso fare questa cosa per fare poi questa cosa e vincere. Vaffanculo. Fatto un po' sporco, ma... Sti cazzi. Ok. Dimmi che è finito, perché altrimenti mi sparo sulle gengive. Dio disse Kung e Kung Fu. Questa mi è piaciuta, Ragnar. Bellissima. Bellissima. È finita questa tortura. Dato una ser- ah, siamo sbucati... No, pensavo fossimo sbucati dall'altra parte, invece un ciolo. Invece un ciolo. Che stavamo facendo? Che è sto lag? Rebellio. Ma comunque la patch ha creato dei problemi, eh. Incendio. Più stanno cercando di patcharlo, più stanno creando problemi, ragazzi. Ma tanto noi abbiamo anche qualche altra missione da fare. Domanda. L'uomo dietro le lune, il fantasma del nostro amore. No, deduco di no allora. No, per Hogwarts non c'è niente. Qua c'è l'uscita. Allora, potremmo andare anche un attimo all'esplorazione del mondo. Però, continuiamo a girare per Hogwarts. Cerchiamo un misteri per Hogwarts. Rebellion. Che sicuramente ce ne stanno pure troppi. No, oh, guarda che belli gli alberi. Oh! Questa è la stanza di trasfigurazione? Forse? Trasfigurazione parziale. Oh, guarda che c'è il... Madonna! Che cazzo di citazioni! Questa tazza data è parzialmente trasfigurata, probabilmente l'errore di uno studente del secondo anno. Fugge da monito per gli studenti che non prendono seriamente la complessità e i pericoli della trasfigurazione. Quella di... Che era Ron? Che veniva trasformato in una tazzina. Non mi ricordo adesso. Che cos'è che veniva? Era un topo di qualcuno, forse. Mi scatta il cuore vedere il tuo interesse per l'erbologia sbocciare. Interesse per sì, per armologia, per erbologia, sì. Per il figotto Paciarot. Le... Era crosta di Ron, ok. Infatti non mi sovveniva. Revelio. Salve. Fotto tutto. Caro professoressa Weasley, ringrazio infinitamente per il suo gufo. Sono davvero felice di apprendere che fra i nuovi studenti del settimo anno ve ne potrebbe essere alcuni portati e interessati a una carriera nel ministero. Ovviamente il loro gufo confermeranno o smentiranno la loro idoneità, ma la sua opinione è altrettanto fondamentale per il nostro processo di reclutamento. Dalla sua esperienza con noi possiede un punto di vista unico e di ciò le sono davvero grato. Aspetto con ansia nuove notizie riguardo i progressi degli studenti. Con molti ossequi, Faris Spavin. Madonna, il ministro della magia. Sì, infatti non era propriamente crosta, ma era Peter Minus, però... lore. Letteralmente, lore. Roba da rubare. Ok. Però vedete quante aule non avevamo mai visitato. Cazzarola. Cazzarola. Chi è che mi saluta? Ciao. Ciao Adelaide. Come state tu e tuo zio? Molto bene, ti ringrazio. Più cose scopro su Ranrock e la sua terribile marmaglia, più mi sorprende che lo zio sia sopravvissuto. Ho riletto i suoi vecchi gufi e ho visto che contenevano informazioni importanti sui suoi giacimenti di metalli rari.
Credo che i tirapiedi di Ranrok stessero cercando proprio quei giacimenti e per questo avevano bisogno. Io sembro era disposto a marcire in quella cella. Cazzo di pascia. Mi al sicuro. Felice di averti aiutato. Non è stato un problema. Sono felice che tuo zio sia salvo. Anch'io. È stato un vero sollievo rivederlo. Gli ho detto che d'ora in poi dovrà essere più cauto. E ormai non faccio più. Mentre fa il contrabbandiere, ma dettagli. Ok, ah ok, era proprio una chiacchiera così in amicizia, carina. Ma io non ho capito, ma quei pipistrelli del ciollo lì servono a qualcosa? Scusate, proviamo. No, sono decorazione. Qua sopra? Niente. No, non entriamo qua perché questa è la zona del crash lag infinito. Vediamo, vediamo. Allora, qua è davanti. Ok. Qui non si sa dove su. Oh. Dove si entra qui? Revelio. Ah, ok, è qua. Qua esisteranno per sempre le scoregge. Come stava tuo zio? Cambi il tempo verbale. Ciao. No, non è lui. Sì, è lui, soltanto che è diventato biondo per un attimo. Quando stai in queste zone così cambiano veramente tanti i colori. Veramente, veramente tanto, cavolo. Ma sto girando sempre nelle stesse tre aule di merda. Ma porca troia, ma come cazzo è possibile? Sto girando sempre in tondo, ma come... Ma... Aspetta, andiamo... Guarda, qua da dove siamo venuti... Hogwarts è tutto di botto, è diventata molto più piccola. Guarda un po' te. Non so come cacchio abbiamo fatto a ritornare di qua. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Gnum. No, pensavo di poter entrare. Peccato. Mm-hmm. Di qua. Oppure di qua. No, di qua. Aha! Ah, ok. Aha! Attenzione, questa non ci siamo mai stati. Buono. Abbiamo trovato una zona nuova. Pararara. Dov'è? Questa. E poi qua sopra. Voilà. Che tanto come la fa questa cosa con due bacchette tipo Grimaldelli? Oh! No, non è... No, questo è un altro bagno. Pensavo fosse... Che c'è scritto sopra? Ah, auto forder. Te preoccupare. Ma ci sta niente? Scusa, io ho scassinato la serratura per un forzi... Che tristezza quando trovi 65 monete dentro a sta roba. Che tristezza, cazzarola. Minchia, il bagno delle ragazze... Porca troia, mica solo in Italia succede allora sta cosa. Mica solo in Italia, che io ricordo che a scuola mia a stento c'eravamo i bagni, noi maschi. E i ragazzi si lamentavano della carta igienica. Va che bello! Questa è una roba interessante. No, quella laggiù. No, no, non è quello perché ci avrà tutta l'estetica sicura uguale a quella dei film. Lachlan l'ha lampato questa storia figura. Vabbè, un mago alto e snello che sembra molto fiero di sé per cosa nessuno lo sa. Va bene. Ok. Qui c'è uno di questi. Mo controlliamo, mo giriamo. Io perché ancora non l'abbiamo veramente vista tutta. Violet, se arrivi prima di me ti prego di procurare dell'altro idromele per cortesia. Credo che uno dei tizi appesi nel corridoio del terzo piano abbia un'altra cornice da qualche parte con una fornita scorta. Ok. Rebellio. Qui? Lumos. Davanti al bagno delle donne. Delle donne, delle ragazze. No. Rebellio.
Ha dentro proprio al bagno. Salve. Specchio parlante. Oh, mi ha detto che sono bello. Attenzione, non me lo dice mai nessuno. Non me lo dice mai nessuno. Era per sterminare poveri grissi ogni tanto. Se succiava qualche babbano qua e là, e vaffanculo. Salazar era un tipo molto poco razzista. Leggermente. Come si dice da Roma in serpentese. Di qua. Questa è la roba di Serpeve. Mo ci andiamo a vedere. Prima controlliamo di qua. Salve. Perché ancora non l'abbiamo trovata l'entrata di Serpe Verde. E sinceramente... Ah, ok, siamo risbucati. Qua? Sì, perché lì c'è la porta. Ok. Allora, di qua ci abbiamo già visto. Senti come suonano. Oh, scusi, signorina. Revelio. No, questo è il campanile che qua ci avevamo già controllato la volta scorsa. Dove cazzo... Scusate, sapete dov'è l'entrata di Serpe Verde? Perché io non me lo ricordo davvero. Stanze, uscita di... Tra poco anche in vendita tattica di... Sì, adesso fra un po' andiamo a fare anche un po' di shopping. Stanze segrete, la biblioteca... Clarence, buonasera, bello, come stai? Benvenuto. Perché non, giustamente noi abbiamo soltanto le nostre di stanzette. Quindi non mi ricordo. Qua tutto bene. Stiamo facendo un po' di esplorazione. Qua già ci abbiamo controllato. Perché la torre più alta è quella di Corvo Nero ed è quella lì. Noi siamo nel punto più basso. Loro dovrebbero essere a una via di mezzo. Se non ricordo male. Insieme a Grifondoro. Perché qua non ci posso atterrare? Così. Perché ci sta niente, anche detto. Qua ci siamo già stati. Lì c'è erbologia. Lì c'è uno specchio. Madonna mia, quanto accelera adesso sta scopa. Vicino alla statua di qualcosa. Ok. Revelio. Ma che cazzo sta facendo? È veramente, veramente bello. Ogni volta che ci gioco mi piace veramente un botto. Sta vicino a una statua di un drago dormito. Ah, ok, quindi vicino ai sotterranei. Perché mi ricordo che stava lì. Lumos. La statua dormiente. Questo è un kelpie. Bellissimo. Dovrebbe essere un kelpie. Non posso lanciarmi di sotto. Non mi posso spezzare le tibie. Oddio, no. No. No, sono troppo. Posso scendere e salire. Non posso scendere e salire. Ma comunque lo sto adorando. Sto mantellino è veramente bello. Capito che ciglia della Madonna. Guarda che non ti fanno... Cioè, posso mettermi la scopa e andarmene a fanculo? Tanto questo è un eye? No, è un... Non vuol... No. Non diciamo cose. Lì c'è una porta. Va. Ma la statua del drago dormiente non sta, tipo... sotto all'entrata? O ricordo male? Porto sotterraneo? Dovrebbe stare sotto all'entrata. Nella zona del campanile comunque. Quindi dovrebbe essere la sud. Ok. No, ci devi teletrasportare. Perché è l'unica che veramente ancora non ho trovato. Non so come cavolo sia possibile. Cioè, penso lo facciano apposta per non farti sghicchicchiare dove non devi andare. Della torre campanile intendevo per... Sì, vabbè, questa qui. Ma da qui, da lì ce ne andiamo a fanculo. Da lì si sale, da lì non c'è niente.
Quindi, ma posso prendere anche questa roba? Ho rotto uno scudo di 400 anni fa, ragazzi, è la fine. Perdonate. Ho capito perché adesso non hanno insegnato con Fringo. Perché sennò gli studenti... Hai messo 5, bastardo! Boom! Ah, siamo risbucati qua. Come cazzo è possibile? Allora, di là... No, di qua ci siamo appena stati, ci sta niente. Andiamo di qua. Perché qua si sale e si va. Ok... C'è l'infermeria. Ciao gatto. La nostra cara Nico, questa è. Ma tanto ci si può arrivare alla zona quella più bassa? Perché io mi ricordo che in qualche gioco di Harry Potter c'era. Ma era il nulla. Aspettate. Allora, no, mi sa che di qua è per... Sì, di qua è per tasso rosso. Qua è per tasso rosso. Un detective privato per trovare questa cazzo di casata. Come stanno andando, infatti, le casate? Vedete, vedete. Grifondoro, non c'è Harry Potter, quindi va molto adagio adagio. Madonna, tasso rosso va della grande. Corvo nero, ancora un cazzo. E serpe verde, mi sa che c'ha. Pure serpe verde, vuota. Bene. Allora, qua è dove si magna. E no. Lì sopra, me lo ricordo, non c'è niente. Dobbiamo andare alla King's Cross. La zona più bassa non è tasso rosso? Dici? O era un'affermazione? Perché potrebbe essere, visto che si fa un'altra mega rampa di scale verso il basso. Cioè, almeno quel corridoietto lo so sicuro che porta a tasso rosso, perché è da dove sbuco ogni volta. Qui? Aspettate. Ah, sono i serpe verde là sotto. Buonasera, Zago. Aspetta, allora andiamo a vederci. Come, scusate, ma... C'hanno lo stesso identico corridoio di, dei tasso rosso, i bastardi? Sto camminando sul cazzo di nulla. Tranquillo, stessa cosa. Quanto sto... ero salito così tanto prima? Perché sì, lo stile effettivamente mi ricordava un po' Serpe Verde, che è tutto verdognolo, però... Eh no, sì, perché c'è la pera, ci stanno i barilotti... No, questo è tasso rosso, ok. Donna, che cazzo di casino Hogwarts! Ma potevi farla una guida turistica fatta però bene. Dio, meno male che non hanno messo poi quel tipo di mappa molto alla... Quel tipo di mappa molto tipo alla Resident Evil con i vari piani, perché sennò sarebbe stata la fine. La fine. Se mettevano i vari livelli a strati non si capiva veramente un cazzo. Corri, 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 corri. No, no, ma sarà qua sotto. Perché è da questa sezione centrale che tecnicamente tu ti puoi ricollegare... A tutte le casate. Ma non è che è qua al centro? Revelio. No. Però ci sta uno scrigno. Ma non è un... Ah, è lo scrigno della casa. Qua dietro questo muro c'è tasso rosso. Cioè, serpeverde. Lo so, perché tu dici puoi anche teletrasportare. È quello il fatto. Se siamo vicini, urla, Evil. Altri bagni. Siamo vicini. Questo è palesemente un bagno di dei cazzo di serpe verde. Li ho trovati. Infatti ho sbloccato questo bellissimo mantello, che è tutto decorato e tutto illuminoso. Boni, che questo è uno di quei... Sì. È uno di quei cazzo di... Ma io posso sfondare le porte? Peccato. Quindi vuol dire... C'è pure questo. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Sì, anche perché ho appena fatto caso che ci sono le decorazioni con i serpenti. Vedete? Esatto. Guarda che bello. Ci sono le cose con vipere. Siamo vicini.
Dove ho visto lo screen? Ah, è quella lì. Quindi questo è il... Revelio. Questo è il bagno. Lavandino di serpe verde su uno dei rubinetti notturni di questo lavandino apparentemente banale che si trova nel bagno delle ragazze indice un piccolo serpente. Nessuno sa cosa significhi. Ah, ok, quindi è proprio una... Ah, perché magari fa tipo serpente che appare. Figata. Però perché io posso vedere anche la cesta degli... Ma non c'è niente nel bagno delle donne? Serio? Tanto l'hanno rifatto proprio uguale. L'hanno fatto uguale, cazzarola. Ma che bello. Ma che bello. Vabbè, allora, prima dobbiamo trovare sto robo. Dovrebbe esserci una farfallina di merda qua in giro. Certo, la zona... Sei scemo, mi hai fatto prendere un colpo. Questa zona mi mette in un po' di inquietudine, molto fredda. Che quindi, scusate, questi non sono i muri dove viene appiccata e pietrificata la gatta di Gaza. Sono proprio quelli di stile. Quindi è vicino a... Vabbè, giustamente, giustamente, anzi, c'ha più senso, perché il basilisco stava vicino alla camera dei serpeverdi, quindi vicino al bagno dei serpeverdi e compagnia. Potrebbe avere senso come cosa. Abbiamo scoperto che quel corridoio di merda era vicino a serpeverdi. Dove cazzo era il coso? È più iconico del film stesso, sì. Va là. Chissà se giri di notte, se magari te lo fanno vedere. Sono curioso. Aspetta, proviamo. O è già notte, secondo voi? C'è un orologio? No, penso sia già notte. Vediamo. Sarebbe figo se cambia qualcosa di notte, magari che incontri il basilisco. Certo, stando così sotto, difficile... No, penso sia giorno, perché se gira la gente deve essere per forza giorno. O dite no? Si capisce? Ah no, che si capisce dalla mappa se è giorno o notte, che è più scura o è più chiara. Lei gira di notte, guarda se la mangia il signor serpentino. Controlliamo. Revelio. Di qua. Va bene. Si può salire per sbucare dove? Salve. Ah. Ok. Ok. Dato che è bellissimo, ragazzi, che non ho più i capelli lunghi, quindi posso... Ah, sono libero, sono fresh. Sono refreshing, proprio. Buonanotte, Evi, ma non ti preoccupare. Tranzillo, tranzillo. Dormi bene, in caso ci vediamo domani. Buona scuola. Pipipipipi. Sarebbe stato bello. Peccato che non ti ci ha messo che magari girovagando... Lo vedi, o... Cioè, lo vedi no, perché se no muori. Però magari che ti fanno vedere qualcosa di gigante che striscia. Peccato. Intanto quanto siamo? A 2 ore e mezza di live. Salve. Revelio. Incendio. Revelio. Ok, sta qua fuori. Sta qua dentro, sta a me... Credo. Sì, sta là dentro per forza. Alomora. Certo, io non so se invece... Ah, ma perché si mi sa che... No, beh, non possono essere sotterranei così vicini alla... Alla casata dei serpeverde. Cioè, ai dormitori. Mi sembra un po' too much. Poi ci dovrebbero stare... Quelle mega scale che scendono verso il basso. C'è un punto in cui puoi vederlo per un secondo? Figata, io dove sto andando? Nella prova per diventare Shadow Monarch? Revelio. Avevo detto che lo avrei Avanti, fatto. Vai a chiederglielo. Io non ci... Defulso! No, questa volta glielo chiederò per davvero. Tanti che lo dici.
Ah no, credo sia la zona del bar dei fantasmi, tipo. Amico tutto spalle. Temo di essere stato Eccolo qui. Stanza delle feste di cumplemorte. È bellissimo, quando sei morto festeggiano. Questa è la sala tetra e spaziosa nei sotterranei inferiori di Hogwarts. Sono veramente i sotterranei. È perfetta per le occasioni... per le occasioni del feste di cumplemorte che i fantasmi del castello vi celebrano. I mortali tendono a evitare queste feste dato che il cibo servito è spesso fatto marcire per consentire ai fantasmi di percepirne l'aroma. Ok, però belli. Hanno fatto veramente più lore della Rowling. Hanno fatto più lore della Rowling. Puoi prendere? Ok. Cappello da cowboy praticamente. Che strano stemma. Arazzo della caccia dei senza testa. Un arazzo che raffigura la caccia dei senza testa condotta da un gruppo di fantasmi decapitati e organizzata da Sir Patrick Delaney Podmore. Intenti in svariati passatempi, è noto che essi rifiutino la missione del loro esclusivo gruppo a Sir Nicholas Demismi Porpington, fantasma della casa di Grifondoro, poiché non interamente privo di testa. Hanno messo lore anche per Nick quasi senza testa. Perché ti chiami quasi senza testa? Mi fa vedere uno sbrego. Che tra l'altro pure le cose tipo i quadri e i fantasmi sono una di quelle robe che devasta il mondo di Harry Potter. Perché sono qualcosa che trascendono la morte essenzialmente. Cioè, quando Silente si mette a parlare di quadri dei vecchi presidi e compagnia, ma che cazzo mi vuol dire? Cosa cazzo mi vuol dire? Ok, vabbè. Andiamocene di qua. Allora, di là non ci posso andare. Torniamo indietro. Porco. Oh, ma... Fangumi, fate pigliare i colpi. State calmi. Da dove sono venuto io? Questa è una bella domanda. Vabbè, torniamo indietro. No, penso sia giorno perché gira tanta gente. Quindi è qua. Questa sarebbe l'entrata di Sierpe Vierdes. Rebellio. Sento una campanella. Attenzione, qualcuno che cavalca un Kelpie. La statua raffigurante il Kelpie, un feroce mostro acquatico mutaforma originario di Irlanda e Gran Bretagna che solitamente assume le sembianze di un cavallo dalla lunga criniera. Il più grande Kelpie mai segnalato è il mostro di Loch Ness in Scozia, figata. È il 9, bene, verso le 3 avrò ufficialmente 25 anni e sti cazzi. Non farò gli auguri perché sporta sfiga, però per più tardi fai come se te li avessi fatti, bello. Che sembra una roba importante. Leppa. Poi importante, è una cosa carina. Poi dipende anche da come lo vede la persona. Revelio. Ok. Dove sbuchi da qua invece? Questo sì, è proprio molto coccolino. Oh, che bello. Via, finito. Ti si smangiucchia, ti trascina sotto te. Ah, ok. Sottoterra, sott'acqua. E ti devasta. Minchia, l'abbiamo esplorata veramente bene, però. La scuola, credo. Penso. Revelio. Quindi io direi... di andare a guardare anche un po' fuori. Allora, come va mo la scopa? Quest'ultima cantè, mezz'ora di live ce la facciamo di esplorazione pura al di fuori della roba. Vediamo. Che dato il completismo di questo gioco essenzialmente è questo, ragazzi, girare e fare tutti gli enigmi. Revelio. Ci dovrà, eccolo laggiù, ragazzi. Vai! Puttana!
E io l'enigma mo come lo faccio? Revelio. E non... E ragazzi, la palla è stata schizzata nel... Vabbè. Facciamo quest'altro enigma, adesso lo tocco esplode. Ma che sta... No, ho sbagliato. Dove è andato? Ok, perché questo lo fa e quell'altro no? Wingardium Leviosa. Lippa. Incendio. Protego. Ma che te proteghi, state tranquillo. State a corte. Riparo. Che te riparo. Tanto c'è anche la furtività sui vari incantesimi, figa come cosa. Revelio. Ah, ma c'ero già entrato qua dentro. Ma vaffanculo. Ma mi scusi. No, mi sta prendendo per i fondelli. Giustamente non c'era il simbolo. Ma è rispawnata quella palla bastarda. Ho capito, ragazzi. Io non posso più farlo sto cazzo di enigma. La palla è andata in Congo. Proviamo a riposare. Magari rispawna. Ha toccato un figa di cartella. È stata proiettata. E no. Ma vaffanculo. E rispawnerà più tardi. Magari devi andare lontano un tot. Però che cazzo. Che cazzo. Salve. Strumento da guardiano. Si può supporre che questo set di strumenti sia incantato per creare mobilio vario adatto a un'accogliente capanna nelle dimensioni che più aggradano al suo occupante. Ok. Di qua. Si esce da quest'altra parte. Andiamo alla un'altra prova di Merlino. Tutto qua che cos'è? Ah, è quello con le palline. Ok. So riconoscere una prova di Merlino quando la... Mitte la salvia! E anche un po' di rosmarino. Ok. Revelio. Taccio. Revelio. Ce n'è un altro lì sopra. Taccio. E questo qua. Queste prove di Merlino non avranno la meglio su di me. Usiamo anche alla forte, l'abbiamo sbloccato. Peccato che però non puoi usarlo in combattimento, tipo che lo lasci per cazzi suoi e magari va a menare le papere, no? Vai alla forte, vai! Che cos'è questo? Non l'ho mai visto. No, frenacce! Aspetta, scendi. Metti la prima alla dura, sì. Che cos'è sto robo? Revelio. Perché è partita la musica da fight? Perché c'è la vacca incazzata? Difendo. Troppo? Che devo fa? C'è qualcosa qua. L'adolescente Artemisia giocò un ruolo fondamentale nella formazione di Eunon come mago, ma anche nella sua discesa nell'oscurità, alimentando ciascuno il disprezzo dell'altro per i genitori babbani. E mentre Eunon cambiava, così fece i risultati del suo lavoro. Le siepi che accudiva divennero malevoli e imprevedibili. Il matrimonio di Eunon e Artemisia rappresentò un episodio curioso, poiché il padre babbano di Artemisia e la famiglia babbana di Eunon figuravano tra gli invitati. La famiglia di Eunon avrebbe probabilmente evitato di presentarsi, non fosse stato per le voci del considerevole delle dote di Artemisia, che a loro insaputa non consisteva in una montagna d'oro ma in un semplice medaglione stregato con la maledizione Gemino, quindi che faceva moltiplicare la roba. Figa, quindi poteva praticamente fare i soldi all'infinito. Spinti dall'avidità, i babbani accettarono di partecipare. Ok. Ma rimane il fatto del che cazzo è questo. È un labirinto che spawna una volta che entri così. Ma che bello!
Beh, labirinto. C'è una via per adesso, però chiamiamolo labirinto. Rebellio. Ci sta roba extra qua in mezzo? No. Vabbè, per fare i labirinti, ragazzi, il segreto è sempre tenere la destra. Spoiler, potrei aver sbagliato. Sembra infatti quello lì. Peccato che non ci stia cercando di trascinare dentro, sapete, alla morte, ma da una parte forse è meglio così. Tappia per il culo. Stiamo girando in circolo. Sono a quanto vicina la telecamera. Tanto con un oggetto leggendario. Addirittura. Revelio. Di là ci sta un mercante, una casetta, ma non me ne frega niente. C'è una caverna. Di giù c'è una prova di Merlino. C'è anche un'altra cavernuccia qui. Miau. È là sotto. E come... Aspetta, qua c'è una via. Ah, eccola. Raga, io comunque non ce la faccio proprio. Non ce la faccio. Salve. Revelio. Quindi? Ci vuole... No, ho tolto di fin. Ci vuole Lumos. Ma che te di fin? Lumos. Lumos, no. C'è sicuramente qualcosa da fare fuori. Revelio. Che mi sa che è questa cosa blu qui. Taccio. Yes. No. No, ragazzi, mi sono buggato dentro la cosa. Nye! Sono uscito con la scopa. Lumos. Salve. Potrebbe rivelarsi pericoloso se non faccio attenzione. Pericoloso? Perché dovrebbe essere pericoloso? Vuoto sto posto. No. Finalmente. Revelio. Però peccato, ce lo potevano mettere dentro una sorta di piccolo mini boss in ste robe. Sotto c'è qualcosa di figo. La vera domanda è: come? Taccio. No? Leviosa? Arresto un momento. Ma che t'arresto? Wingardium Leviosa. No. Incendio. Non vanno accese. Revelio. Queste. Ah. Wingardium Leviosa. Ok. E questo va figo questo. Questo molto figo. Ma che figata. Attenzione, un indovinello nuovo questo era, eh. Figo, 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 figo. Mi emoziono quando vedo ste cose. Revelio. Gnau. So cosa significa una prova di Merlino. Beh, questo è il completismo di Harry Potter, girare come delle Bugatti e fare tutte le cose. Lì. E poi il completismo di Harry Potter, il completismo praticamente a stragrande maggioranza degli open world, giustamente. Fatto? Revelio. No. Dov'è l'ultimo? Mi sembra di aver fatto, ragazzi. Ah, minchia, ma perché non l'aveva... Non l'ho vista quella roba là sopra? Mer-
Merlino stesso ne sarebbe fiero. Tanto siamo di livello 30. Quant'era il massimo? Il 40? 45? No, beh, il genere. Revelio. 40? Ok. Quindi siamo stranamente quasi... quasi vicini un cazzo, visto che per fare il prossimo livello ci vuole ancora un fottio di tempo. Però... lì giù c'è una caverna. Giù ci vedo qualcosa di interessante, però non è segnato, vuol dire che già l'ho fatta. Quindi ce ne andiamo via. Ah, è vero che questa è semplicemente una tana di sti maledetti. Me lo dimentico sempre. Che hanno fatto il simbolo della caverna e della tana molto molto simile tra di loro. E quindi mi confondo. Come cazzo ora stiamo andando? Io pensavo fosse vicino sta prova di Merlino. C'è anche un boss. Difendo. Allora. Anche un po' di botte. Ma stai zitto. Guarda, Levioso, descendo. Glacius, confringo. Difendo. Accio. Expendiamus. Sei tu. Mega combo. Arresto un momento. Accio. Sei messo in mezzo tra noi. Levioso, descendo. Glacius, protego. Confringo. Madonna. Stupefaccio, Levioso. Addirittura hai schivato sta roba. Bravissimo. Bravissimo. Cucciolo. Però che bello sto mantello come si illumina. Lo adoro. Ma qua non ci dovrebbe essere un boss? O erano questi i boss? Può essere. Ah, questo è quello che già avevo attivato, che è sempre sto coso che non ho capito perché non va. Difindo. Con Difindo. Cioè, raga, adesso a noi ci manca veramente bombarda. Accompagnati da un'esplosione che può distruggere gli ostacoli pesanti e colpire i nemici circostanti. Cioè, per girare quel coso ci vuole bombarda? Non credo. Trasforma oggetti e nemici facendo diventare soluzioni di rompicapo o gingilli inoffensivi. Qua, oh. Cioè, l'unica è che ci vuole Wingardium Leviosa, ragazzi. Però io non capisco. Cioè, non lo gira in nessun modo. Quindi, non lo so. Levioso, defulso. Meno che non devo fare una roba del. Che ne so. Questo lo porto in alto. Defulso. Mentre scende lo devo far girare? No. Confringo. Confringo. Giù. E non ho idea, ragazzi, di come si faccia sto coso. Perché o è buggato? Potrebbe. Ovviamente magari bisogna trasfigurarlo e qualcos'altro. Però mi sembra eccessivo. Qua giù che c'è? Questo accampamento già l'abbiamo fatto. Ma che bello il mantello con la scopa. Che palle stanno frezzando. Dove esserci con depusso? A seconda del lato. Ah, cioè dici tipo che devo sparare depulso sulla faccia giusta? Potrebbe? Oppure flip. Ah, ma sono un coglione. Mi sa che è flipendo. Mi sa che è flipendo. Era quello laggiù, sì. Potrebbe essere flipendo.
Perché giustamente serve per floppare la roba, no? Però mai che parli, maledetto. La sua capacità di capolvere oggetti istantaneamente utile per risolvere un picca... Ma vaffanculo, potrebbe essere veramente... Ecco qua che ho fatto, mo. Riprendo. Ah, perché deve essere un mischio tra questo, così che lo giri, e poi... No, non lo... No, proprio non si... Cioè, non posso neanche farlo roteare. Devo capire questa cosa, come gira sta merda? Ok, aspetta, se ho capito bene adesso devo fare qua. No, era il quest'altro. È 1, 2, 3, 4. 1, 2. No, ragazzi, ragazzi, io... Allora, c'è qualcosa di... Cioè, allora, questo sta di lato. Questo sta a testa in giù come Mussolini. Questo sta con la freccetta della... Se lo colpisco... L'ha girato. Ha fatto così. Sì, non lo so che devo abbinarlo con le figure sotto, però... Sto cercando di capire... Una logica con la quale lui gira. Cioè, mo perché di qua è sbucato l'albero? E questa è la cosa che non capisco. Vingardium Leviosa. Accio. Dov'è? Cioè, per cosa... Cosa è che lo fa girare? Flipendo. Il cazzo di cane, perché... Flipendo. Va bene. Cioè, magari non sto cogliendo qualcosa io di... Perché in base al lato fa qualcosa. E ok. Ogni frimento fa un 180, c'è sopra il coso, io clicco qua, gira quello, cioè sopra... Ah, gira, fa... fa così! Fa... Oh, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Adesso ho capito, allora. Ok, quindi se io adesso faccio un flipendo di qua, questo dovrebbe andare... Sopra, giusto? Ok, quindi tu fai così po'... No, devo farlo due volte. Così quello va sotto. Poi fai così per girarlo. Fai così per renderlo dritto. E poi fai così. Ok. Grazie che me l'hai fatto notare, Ragnar. Sarà che mi sto sciogliendo, che è notte.
Porca troia, il mio cervello sta... Tu devi scegliere una faccia e cominciare a rassettarla. Questo sta sopra adesso, giusto? Quindi fai così. Adesso sta sopra. Dovrebbe... Ancora un'altra volta. Flipendo. Ancora un'altra volta. Ok. Non era poi così complicato. No, fidati James. Era complicato. Per una persona che sta a luna di notte a giocare rompicapo. Porca, non ci avevo pensato minimamente a Flipendo. Ma zero proprio. Zero. Visto che fra un po' stacchiamo, io direi di andarci a fare un giretto nella foresta oscura. Che ne dite? Tomba di Cornacchia. Regione nord. Non è questa la foresta oscura? Sì, giusto. Caverna del collezionista. C'è anche un fulcro di magia antica. Viaggio. Sì, sarebbe che fa fare lo scatto in avanti. Madonna, il mio cervello non pensava che girasse a cazzo. Però giustamente è una cosa che flippa. Io pure ci potevo pensare, effettivamente. Revelio. Ci potevo anche arrivare. Io vorrei trovare i centauri nella foresta. Se ci sono. Salve. Chissà chi ci viveva qui. Il cazzo di nessuno, mi sa. Incendio. Revelio. Madonna, i capelli mi diventano rosso acceso ogni tanto. Geronimo. Revelio. Oh. Quindi? Descendo. Accio. Non ho capito. Revelio. Accio. No, facciamo questo. Ah, c'era dentro della roba da rubare. Oh, belli, finalmente. Difendo. Levioso, proteggo. Stupefico. Dov'era? Confringo. Glatus. Ah, beh, ma siete stronzetti. Peccato. Revelio. Accio. Vingardium Leviosa. Revelio. Perché si dovrebbe illuminare questa cosa? Non ho capito. No, sullo scheletro. No? Lumos. Descendo. Ma che cazzo descendi lì? Descenda qua. Confringo. Non è stato poi così difficile. Meno che non ci voglia un trasfigurazione. Perché sono illuminati d'oro. Vingardium Leviosa. Ah, ok. Va bene. Cioè, posso creare una scala fatta di scheletri. Figata. Peccato che mi mancano gli altri morti. Ah, si parla della cosa. Fighi, però vedete queste cose che sono fighe come robe. Sono veramente carine. Non so come uno doveva intendere che... Forse perché c'erano gli scheletri qua come piedistallino.
Però figa come cosa. Giustamente siamo nella foresta oscura. Revelio. Gnion. Incendio. No, non era propriamente. Ma non penso che ci siano però i centauri. Cioè sarebbe stupida come cosa se non l'avessero infilati. Ma stai zitto, signorino. Eccoli! Oh! Saranno cattivi? Non me li dà come cosa rossa. Ma che belli! Ciao! Ma che figata! Ma girano semplicemente o... C'ho la cosa più grossa. Deve aver guadagnato la fiducia di quell'animale. Interessante, deve aver guadagnato la fiducia di quell'animale. Ma che... Però potreste anche sapere attaccarli. Aiuto! Siete dei figli di puttana, però ditelo! Bella come cosa che c'ha la frase... C'ha la frase unica, figata. Ma questi vanno a caccia di umani, che fanno? Cioè, a parte essere fregni. Mettiamo le cose in chiaro. Questi che cosa fanno? Non ha fatto niente, a meno che non è in... Non è un tutt'uno con anche i ragni maledetti. Adesso sprecheremo gli ultimi 5 minuti della live a seguire i centauri. Che sicuramente... No, sì, sono... sono vegetariani. Prima ce l'avevano l'arco in mano. Quindi erano in atteggiamento cattivo. Ora... Più o meno. Però che belli come sono fatti. Fisicati. Vedo che non hanno un dettaglio importante chiamato minchia. Però... Gioco per bambini. Gioco per bambini. Non si fanno queste cose. Ho capito. Fate qualcosa della vostra esistenza però. No? Devo capire di no? No. Fanno una ronda di merda e basta. Fanno una ronda del Ciollibus e stop. Andiamoci nella stanza delle necessità, anzi. Prossima volta ci facciamo tutta trama. A stecca proprio. A stecca. Io oggi so che avevo iniziato con la cosa del... Cercare quegli stronzetti dei robbi invisibili. Però, raga, sono nascosti veramente in dei modi indicibili. Sono nascosti veramente in modo stronzo. Cioè, non è che posso farmi veramente 3 ore di live girando per Hogwarts. Che cavolo. Dov'è che ci manca la spazzola? Uscite fuori stronzi, quelli stanno a dormire, altro che usci fuori. Allora, facciamo l'ultimo giro di materiali che sono sempre utili. Giustamente venite a magna soltanto quando arrivo, non potete magna già prima, maledetti. Guardalo che bello. Guarda come si fa a grattare il pancino. Voi dovete mangiare tutti. Tu questo. No! È colpa mia se hanno messo lo stesso pulsante per sparare e per lanciare gli incantesimi. Colpa mia? E no che non è colpa mia. No. Ho sparato un colpo. Io continuo a dirlo perché L2 serve per mirare, però a sto punto potevano fare, che ne so, con qualche altro tasto per gli incantesimi, perché sennò
quando vuoi provare a sparare qualcosa, boom, addosso ai poveri animaletti. No, ciappala. Qua, tutto bene. Vabbè, giustamente voi stavate andando a mangiare, ma qualcuno, non si sa chi, tipo proiettile vagante come la Camorra, ha sparato. Io non ho idea di chi sia questa persona, eh. Non so. Su, mangiate. Chissà se c'è anche qualcosa per spazzolarli. Ma ti fotti pure il cibo. Ma mangialo. Su. Aspetta. Qua tutti a posto? Yes. No, no, io non è che tiro il sasso, io tiro la vada cadavra. Si vede un lampo verde e poi nessuna bacchetta. È molto differente la situazione. Poi mi sa che l'abbiamo trovati già tutti, gli animali. Meno che non ce ne siano altri molto lontano. Ciao, belli. Qua potrei metterci soltanto cosi. Soltanto ippogrifi, sarebbe molto bella come roba. Leppa. Ala forte. Rana storpia. Parrucchino uscito male. No, si scherza. Però tipo pensavo l'avessero ammazzato perché lo vedevo rosso. Ho detto ecco qui. L'hanno aperto. Una faida tra animali e la fine. Tieni unicorno, Kun. Ciappa da mangiare. Facciamo gli ultimi soliti giretti, tu. Vuole coccole. Sto parrucchino uscito male. Peggio della signora. Madonna mia, che ogni volta che arrivava la signora in giallo, tutti che si grattavano le palle. Dicono, ecco qua, mo muore qualcuno, eh. Lo dico. A te. Hai già fatto, hai fatto. Alla forte pure si sta facendo il piumaggio. Bello coccolone, lui. Puffskin pure. Là. Ma si stanno tagliando le unghie, non ho capito. Ok, ci siamo. Poi mi metterò a decorare anche qua. Per il fatto che hanno messo sta cosa che, almeno qua nelle zone più ampie, è diventato un po' decorare in queste zone qua. Perché, tipo, io ho cose come... Dov'è? Ho cose come questa. Cioè, io posso mettere letteralmente le case, ragazzi. Posso... sì, ho capito. Animali ovunque, ragazzi. Non si possono mettere... Non la posso mettere. Ecco, io ho questa. L'unico peccato di questa cosa è che è finta. Capite? Cioè, o anche, che ne so, tu magari cerchi di fargli a ognuno di loro... Tra l'altro c'ho, che cazzo c'ho? Oh. Questo che cazzo... Vabbè. Animali ovunque, ma attenti alla merda che si nasconde bene. Vabbè, sulla spiaggia dai, almeno si vede. Cioè, non è che gli puoi fare una vera e propria fattoria, diventa un decoro ovunque, un po' a cazzo. Perché volevo fargli recinti, ognuno con il mangime e altre cose, ma capisco che non si può fare, anche perché poi c'è sta cosa qua con l'arco. Cioè, io questa roba qui, come dovrei usarla? Per capire. Cioè, che... Oppure le scale che non le puoi collegare. Cioè, io vedi, una scala che porta così in alto... Oppure la faccio così mini, essenzialmente. Che dato chissà ce ne saranno anche altre di zone. Sì, vai, vola, signorino. Tu non uscire da qua che sennò fai casino. Si è buggato il mantello. Così, prossima volta ci facciamo tutto... Tutta storia. Ah, vero. Vero. Vendere magari lo faccio zitto dietro le quinte. Però identifichiamo la roba, effettivamente. Ho visto una cosa che forse potrebbe interessarmi. Allora, fammi vedere. Le sciarpine... Allora, bisogna ricordare sempre che queste non sono potenziate.
Fa vedere. Tipo vedi questo. No, però non ancora va. No. Guanti. Questo aumenta l'attacco ma diminuiscono la difesa. Sinceramente, mi. Roba per la faccia. Vabbè, perché adesso siamo arrivati a quel cap che sta bene o male tutto al 30. Quindi penso sia più una cosa di foraggiare i mostri. I mostri, le bestie. Per potenziarsi tutto. Perché col fatto che adesso abbiamo grifoni e compagnia, poi fa, penso, delle porcate. Un crine di Terstal. Quindi veramente ci sono i Terstal? Cioè, proprio che posso bridarli? Va a vedere, va a vedere. Non c'è qualcos'altro che mi spoiler, perché voglio sapere che altra roba ci sta. No, non ci sta niente. Salviamo. E per oggi abbiamo dato, che comunque abbiamo 3 ore e un quarto di live. So che purtroppo 40 minuti sono stati just chatting, ma è stato un buon just chatting. In faccia. C'è anche la Fenice? Davvero? Vabbè, che giustamente la sta cercando il signor... Madonna, la Fenice penso sia l'equipaggiamento finale per farlo. Andiamo in chatting di chiusura. Chiudiamo qui. Però bello, bello, bello. Cioè... prossima volta trama principale a stecca, perché tanto mettersi a cercare un'infinità di piccoli collezionabili è soltanto una rottura di maronghe. La Fenice, l'animale leggendario, che nei film è una povera stronza che esplode e poi ritorna, anche se in un paio di film è stata la protagonista, perché se non era per Fanny, Harry Damo che era stirato male, ha tirato una laggata fortissimo proprio per finire la live. Fatemi controllare un paio di robe. Solo per Easyland, lasciamo perdere. Loro magnifici, magici proprio sono. Ok. Lì ci guarda la Fenice. Quella scopre. Beh, più o meno è quello che è successo a Harry. Harry fa: oh, ma che bella sta Fenice. Morta. E poi giustamente arriva Easyland e gli fa: che cazzo che è successo qui? Bastardo, perché poi lo sapeva. Ma comunque, io spero che la live vi sia piaciuta. A parte il piccolo disguido tecnico iniziale, ma che c'è stato. Noi ci vediamo domani sera con Dragon Age, perché domani finisce Dragon Age Origins. Sono contento, Nick. Sono contento. Ma perché effettivamente pure a me piace fare il just chatting. Magari qualche sera, per stare un po' più chill, si potrebbe fare semplicemente just chatting tutti in allegria e si parla di essenzialmente puttanate. Ma quello poi piano piano si fa. E niente, per il resto spero che la live vi sia piaciuta, noi ci vediamo domani sera, mi raccomando dormite bene, che comunque siamo 8 a luna di notte, io continuo a dirlo, non è veramente poco. Ricordate, Corgi Gang, va bene bene. Buonanotte Ragnar, buonanotte Nico e anche a tutte le altre persone che stanno qui con noi. A domani.